Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questo convegno di oggi, di questi 2 giorni, 24 e 25 novembre, dedicato al tema della PSDC 30 anni dopo Maastricht, quindi una riflessione sulla politica di sicurezza e di difesa comune che abbiamo voluto organizzare insieme all'amico Silvio Berardi. Proprio per costituire, qua alla mia destra, e che dopo presenterò per riflettere su questo argomento. Lascio però la parola subito al nostro professor Chiarelli, che è il direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università Marconi, che è uno degli enti organizzatori di questo appuntamento. Prego, professore. Grazie nel portare il saluto del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche dell'Università Marconi. Mi complimento con voi, con gli organizzatori veri di questo convegno, di questo incontro, su un argomento oggi di estrema attualità. Estrema attualità, a mio avviso, perché la guerra in Ucraina ha evidenziato la crisi di tutta una serie di concezioni con cui si basava l'ordinamento internazionale, le grandi organizzazioni internazionali. Come giurista, tendo naturalmente ad avere attenzione a questi agli aspetti giuridici di un problema che è essenzialmente storico e politico. L'importanza, dicevo, di studiare questo argomento, di affrontare la questione della sicurezza dell'Europa, si pone con un'urgenza particolare in seguito alla guerra per non solo dimensione complessiva della guerra, ma perché sono entrate in crisi tutte le grandi organizzazioni internazionali. Sono entrate in crisi i presupposti che avevano determinato la nascita delle Nazioni Unite, che erano basate sul primato della pace rispetto ai diritti umani. L'istituzione delle Nazioni Unite si basava su questo presupposto, in continuità politica. Teheran, Yalta, questi grandi incontri si pensava a pacificare il mondo lasciando in ombra. Prima veniva il problema della pace e poi altri problemi. La rinuncia a all'applicazione integrale della stessa Carta dell'ONU, delle Nazioni Unite in relazione ai diritti umani si basava su questa necessaria ricerca della pace, intesa come accordo le grandi potenze, accordo tra ordinamenti differenti, tra valori e culture differenti, ma questo accordo significava la pace, il rischio della guerra che aveva sconvolto l'Europa e il rischio della guerra atomica che si. Oggi questo
L'ipotesi è fallita. Era già iniziata a fallire in molte altre occasioni, ma oggi è in modo particolarmente evidente. Le Nazioni Unite non sono state un'organizzazione che ha impedito la pace, ha impedito l'aggressione, quel tipo di intervento, quel tipo di azione politica degli stati che poneva in essere quelle determinate guerre contro cui che assolutamente la Carta delle Nazioni Unite e la politica delle nazioni si avrebbe dovuto evitare. Questa crisi pone problemi nuovi all'Europa, che delle organizzazioni internazionali è quella che maggiormente delle altre difende la tutela dei diritti umani e che quindi tende a svolgere un ruolo di supplenza. Questo ruolo di supplenza ha necessità di una sicurezza maggiore. Ora, l'impegno del vostro confronto, che seguirà anche nella giornata di domani, secondo me sarà un contributo molto utile ad affrontare questi nuovi problemi che si pongono in questa nuova situazione dell'Europa. Grazie, auguro successo al vostro confronto, e alla conclusione dei vostri lavori. Grazie professor Chiarelli. Io prima di presentare Antonio Mazzoli volevo ringraziare gli enti organizzatori di questo doppio appuntamento di oggi e di domani, che sono ovviamente il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche dell'Università Marconi, l'Institut des Etudes Politiques de Fontainebleau, e il Laboratoire Interdisciplinaire d'Etudes de Politique Anna Arendt, la Fondazione Ugo Spirito Renzo De Felice e la Rivista Europea, sulla quale ricordo verranno pubblicati gli atti del convegno grazie alla gentile sostegno del direttore che è qua con noi, che è Silvio Berardi della rivista, e quindi gli atti verranno pubblicati direttamente sulla rivista europea. Passerei adesso quindi all'inizio del convegno. Il primo dei relatori è collegato online per motivi personali, non è potuto essere con noi oggi fortunatamente qua a Roma, che è Antonio Varsori. E Antonio Varsori, professore ordinario di storia delle relazioni internazionali all'Università di Padova e ricordo è direttore del master per la preparazione al concorso diplomatico presso la LUIS Guido Carli. Si è occupato a lungo di questioni inerenti alla politica estera europea, alla comunità europea. Ricordo tra gli altri il volume Il Patto di Bruxelles, La Cenerentola d'Europa, riferito al ruolo dell'Italia all'interno della costruzione comunitaria del 2010, L'Italia è la fine della guerra fredda del 2013 e l'ultima sua fatica veramente imponente, che è il volume Dalla rinascita al declino, storia internazionale dell'Italia repubblicana, che è uscito nel 2022. Caro Antonio, è un piacere vederti anche se da lontano, lascio a te la parola. Ricordo a tutti, a lui, a Antonio, ma anche agli altri relatori, abbiamo a disposizione un tempo di 25-30 minuti ciascuno. Prego. Benissimo, prima di tutto spero che mi sentiate correttamente, mi sembra di sì. E niente, vorrei in primo luogo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ad organizzare questo convegno, per avermi invitato, e in modo particolare Andrea Ungari e naturalmente Silvio Berardi. E mi scuso ancora con voi per non essere presente, cioè di essere presente in video e non di persona, ma vi assicuro che avrei preferito essere lì con voi, e vabbè, però insomma, per una serie di problemi di carattere familiare, diciamo, sono costretto ad utilizzare questi strumenti e quindi a parlare. Interloquire con voi attraverso la piattaforma Zoom. Quindi scusatemi ancora e vi ringrazio per avermi invitato.
Prima di iniziare a condividere con voi un PowerPoint che sì, ho preparato un po' in fretta proprio per la necessità appunto di parlare in video, vorrei sottolineare come il mio compito è, da un certo punto di vista, io ritengo semplice, dall'altro difficile. Semplice perché in fondo mi si è chiesto di parlare di qualche cosa che non esiste, quindi devo dire che si potrebbe molto facilmente concludere qua, vi risparmierei 25 minuti No, no, però e il potrebbe. titolo Antonio, permettimi, è Dalla cedda alla pesca, quindi. Sì, appunto, ma siccome non c'è mai stato nulla di concreto, ma insomma, vabbè, dai, sto un po' scherzando ovviamente. Dall'altro appunto, in realtà si tratta di un compito abbastanza complesso, perché si tratta di sintetizzare un periodo molto lungo non solo della storia della costruzione europea, ma anche in qualche modo dei rapporti transatlantici, perché in questo caso, quando noi parliamo di difesa europea, i due aspetti si legano strettamente. Quindi mi dispiace se troverete che il mio intervento sia troppo sintetico, ma alla fine dei conti cercherò poi di trarre alcune considerazioni conclusive su questo periodo di tempo abbastanza lungo, perché si tratta fondamentalmente di 40-50 anni, 50 anni di storia. Quindi condividerei con voi alcune slide. E penso che le dovreste vedere esattamente. Quindi, come vedete, ho mantenuto fede nel titolo, ciò che mi è stato richiesto. Quindi partirei dall'inizio, nel senso che alla fine dei conti il problema della difesa dell'Europa è un problema che si è posto fin dal periodo immediatamente successivo alla fine. La fine della Seconda Guerra Mondiale, per delle ragioni abbastanza evidenti, come cercare di far fronte e di risolvere un problema che gli europei, naturalmente non solo gli europei, avevano dovuto affrontare per ben 2 volte nell'arco in fondo di 20-25 anni, quindi 1914, 1918, 1939-1945, quindi come far fronte alla presenza di una minaccia, di una potenza aggressiva. Ma possiamo sostenere che questa esigenza appunto si sia manifestata appunto molto presto e in una primissima fase, per delle ragioni anche in questo caso devo dire abbastanza evidenti, gli uomini politici poi si basano sull'esperienza del passato, e l'esperienza del passato erano rappresentate da 2 guerre mondiali, nel cui ambito la Germania aveva avuto delle responsabilità particolarmente forti. Naturalmente mi riferisco soprattutto alla prima, perché noi sappiamo che poi le responsabilità in questo caso possono essere condivise anche con altre potenze, ma certamente per ciò che riguarda la Seconda Guerra Mondiale è inutile ricordare come tutto sia nato per la potenza tedesca e per la politica aggressiva da parte della Germania nazista. Quindi era ovvio che le prime risposte fossero basate ancora sulla convinzione di dover far fronte a una eventuale nuova rinascita di una minaccia da parte della Germania. E questa è la ragione, per esempio, del trattato franco-britannico di Dunkerque del 1946, che è espressamente in funzione antitedesca. Noi sappiamo però che molto presto alla minaccia tedesca se ne è sostituita un'altra molto rapidamente tra il 1946 e il 1947. Quindi la minaccia rappresentata dall'Unione Sovietica. Non stiamo qui a discutere se fosse una realistica minaccia di un'aggressione militare o se fosse una minaccia di carattere diverso. Non toglie che alcuni leader europei, alcune nazioni europee occidentali
considerassero minaccia sovietica non solo una minaccia di tipo politico, propagandistico e così via, ma anche una minaccia di carattere militare. E questo, come noi sappiamo, avrebbe condotto al primo, devo dire anche forse uno dei pochi veri tentativi di creare una struttura che rappresentasse una forma di difesa europea, che è appunto il patto di Bruxelles. Avendolo studiato, non ho voglia di annoiarvi su cose che appunto ho cercato di approfondire ormai, devo dire, un po' di anni fa. E ciò non toglie però che, a mio giudizio, noi nel patto di Bruxelles troviamo già una delle contraddizioni di fondo del problema relativo alla difesa europea. In altri termini, il patto di Bruxelles, alla fin dei conti, fin dall'inizio, considerato da coloro che l'avevano firmato anche, più l'insieme delle debolezze che non un insieme di forze, e che quindi, diciamo, in fondo questo trattato di difesa europea, che non dimentichiamo, aveva un carattere molto ampio, perché faceva riferimento espressamente alla minaccia tedesca, ma parlava di qualsiasi altro tipo di minaccia si fosse manifestata in Europa. Quindi un carattere molto ampio, e da un certo punto di vista, non dimentichiamoci, il patto di Bruxelles dà anche origine a delle prime strutture, diciamo, di carattere militare, quindi un tentativo di creare dei comandi integrati, quindi non solo, diciamo, un trattato, ma anche una, diciamo, prima struttura di carattere militare, addirittura con un responsabile comandante in capo, che era appunto Montgomery, con un vice naturalmente francese, che appunto era Juin. Naturalmente i francesi e gli inglesi avevano subito avuto problemi su chi dovesse essere il comandante in capo, questo è abbastanza ovvio. Però non dimentichiamoci che la questione di fondo è che sia gli inglesi sia i francesi, in fondo, avendo firmato il trattato, si rendevano conto che la loro capacità di far fronte a un'eventuale minaccia militare sovietica era sostanzialmente nulla. Che quindi l'unico attore che sarebbe stato in grado di assicurare, di garantire una difesa dell'Europa efficace, beh, questo unico attore erano ovviamente gli Stati Uniti. Quindi non dimentichiamoci che in fondo il patto di Bruxelles, soprattutto da parte inglese, però in parte anche per i francesi, rappresentò non un fine quanto in realtà uno strumento, cioè lo strumento in fondo per spingere gli americani, per dimostrare agli americani sulla base dei criteri di self-help e di mutual aid che erano già stati proposti dagli Stati Uniti nel piano Marshall, uno strumento appunto per spingere gli americani poi a dare questa garanzia nei confronti degli europei. E una cosa che naturalmente molti sanno e che però ritengo sia utile ricordare è che nel 1948-1949 i pianificatori militari inglesi e americani partivano dal presupposto che se l'Unione Sovietica avesse scatenato un'aggressione militare nei confronti dell'Europa nel volgere di 2 anni, in realtà né gli inglesi né gli americani avrebbero avuto la possibilità di difendere l'Europa. E quindi l'unica soluzione sarebbe stata il ritiro di quelle poche truppe inglesi e americane presenti sul continente europeo, ritirarle nelle isole britanniche e sostanzialmente rifare overlord, cioè riprepararsi nuovamente alla liberazione del continente europeo, che sarebbe venuta in giro di 2, 3, 4 anni con grande calma. E non dimentichiamoci che questa pianificazione però non era nota agli alleati europei continentali, perché per ovvie ragioni non credo che questa pianificazione sarebbe stata loro molto bene. Perché io sottolineo questi aspetti? Perché io ritengo che questi siano fondamentalmente alcuni degli elementi che poi avrebbero caratterizzato sempre il problema della difesa europea. Cioè l'idea che alla fine dei conti gli europei non avessero le risorse per potersi difendere autonomamente e che solo gli Stati Uniti avessero queste risorse. Questa naturalmente è una foto che ho inserito, che è la firma, la cerimonia della firma del patto di Bruxelles. Se noi andiamo avanti, io naturalmente non ho voglia di rifare la storia di come si sia giunti
alla creazione dell'Alleanza Atlantica. Però anche in questo caso io vorrei ricordare alcuni elementi che sono presenti, che furono presenti nel corso del negoziato e che non possono essere trascurati. Noi sappiamo che nel corso del negoziato ci posero due questioni fondamentali. Prima quella della estensione geografica dell'alleanza, una questione che poi riguardava direttamente l'Italia, ma che poi probabilmente avrebbe visto l'inclusione appunto del nostro paese, e non dimentichiamolo, successivamente nel 1952, della Grecia e della Turchia, trasformando il patto atlantico in qualcosa di diverso, perché alla fine dei conti né l'Italia né la Grecia né la Turchia si affacciano sull'oceano Atlantico, ma questo implicava anche la difesa del Mediterraneo, o almeno diciamo di una certa parte del Mediterraneo. Ma qual era il secondo problema? Beh, il secondo problema era quello della garanzia che gli alleati, i firmatari del patto atlantico, avevano l'intenzione di darsi reciprocamente, e noi sappiamo che gli europei continentali, non gli inglesi tanto, ma devo dire gli europei continentali, puntavano su una garanzia forte, quindi sostanzialmente l'immediata entrata in guerra di tutti i membri dell'alleanza nel caso di un'aggressione nei confronti di uno degli stati firmatari. Cosa significava in questo periodo? Ma che gli Stati Uniti, se l'Unione Sovietica avesse in ballo la Francia, per fare un esempio, beh, gli Stati Uniti sarebbero entrati automaticamente in guerra. Noi sappiamo che in realtà gli Stati Uniti erano contrari a questo tipo di garanzia particolarmente cogente, particolarmente forte, e furono in grado di far passare, per ovvie ragioni, una garanzia invece più morbida, meno diciamo costringente, che lasciava però agli Stati Uniti mano libera di decidere alla fine dei conti che tipo di intervento realizzare nel caso appunto di un'aggressione. Perché io sottolineo questo aspetto? Ma perché questo aspetto già sottolinea, indica come l'Alleanza Atlantica sia un'alleanza in cui tutti sono sullo stesso piano, formalmente, quindi sono tutti uguali, da Lussemburgo, voglio dire, appunto agli Stati Uniti, però alla fine dei conti c'è uno degli attori che è più uguale agli altri. Naturalmente, ancora una volta, sono ovviamente gli Stati Uniti. E l'altra questione, devo dire, che si pose fu la creazione di una struttura militare, non immediatamente, noi sappiamo che avviene un anno e mezzo, 2 anni dopo, che è l'organizzazione dell'Alleanza Atlantica, la NATO, quindi un tentativo di dare anche un contenuto militare all'alleanza. Qui naturalmente sappiamo, questa è la conseguenza in parte della guerra di Corea, del processo di militarizzazione della guerra fredda che avviene soprattutto tra il 1950 e il 1953. E naturalmente anche però di un altro cambiamento, di cui io credo ci si sarebbe resi conto in maniera piena alcuni anni dopo, in altri termini, il fatto che dal 1949 anche l'Unione Sovietica diventasse una potenza atomica, una potenza nucleare. E quindi ancora una volta, in fondo, erano i dati di fatto che dimostravano come l'Alleanza Atlantica fosse un'alleanza in qualche modo sbilanciata, in cui un attore era più forte degli altri e solo questo attore era in grado di fornire, voglio dire, le vere garanzie della difesa dell'Europa. E non dimentichiamoci che appunto la stessa struttura militare dell'Alleanza Atlantica lo avrebbe confermato, perché il primo responsabile militare dell'Alleanza Atlantica è il generale Eisenhower, e da questo momento in avanti, devo dire, un alto ufficiale americano sarebbe sempre stato il responsabile militare della NATO. Naturalmente, diciamo che questo avrebbe posto poi una serie di problemi. Qui, permettetemi, ho trovato questa foto che io trovo, l'ho sempre trovato abbastanza divertente. Naturalmente c'è il generale Eisenhower, primo comandante in capo appunto delle forze dell'Alleanza Atlantica, con rappresentanti appunto delle varie forze armate. Come notate, sono già politicamente corretti, perché naturalmente ci sono una bellezza di ben 3 donne, diciamo non è il 50%, però insomma
ci siamo quasi, c'è anche un militare italiano che è questo marinaio che nella foto non si vede tanto bene, è l'unico ad avere una, non sorride, non ha una faccia molto convinta, non si sa bene il perché, ma comunque diciamo che c'è anche lui, scusate questa valutazione un po' stupida. Vengo invece a una questione diciamo ben più importante, che è quella che si ripropone nel 1950 la questione di una difesa europea, che è naturalmente la questione legata al piano Pleven e al tentativo di creazione di un esercito integrato europeo e di una comunità europea di difesa. Anche in questo caso non voglio scendere nel dettaglio, sono questioni, devo dire, abbastanza note, sappiamo benissimo la posizione francese, quella tedesca, quella italiana, il cambiamento della posizione americana. Inizi del 1951, il fatto che l'Italia non fosse per nulla convinta in prima battuta della Comunità Europea di Difesa, quindi il tentativo di speriamo di inserire un aspetto politico di integrazione europea, quindi la comunità politica europea. Però ecco, anche in questo caso io vorrei ricordare alcuni aspetti importanti. Certo, difesa europea, Comunità Europea di Difesa, Esercito Integrato Europeo. Però non dimentichiamoci, la Comunità Europea di Difesa sarebbe stata pienamente integrata all'interno delle strutture della NATO. Certo, avrebbe rappresentato un pilastro abbastanza consistente, abbastanza significativo. Però dietro, se noi pensiamo a questi anni, in fondo c'è uno sforzo di riarmo, che in parte è europeo, però non dimentichiamoci, anche in gran parte è finanziato dagli Stati Uniti attraverso il Military Assistance Defense Program o Military Assistance Program, come vogliamo chiamare, MTAP o MAP, a seconda delle sigle che vogliamo utilizzare. Quindi, ancora una volta, non dimentichiamoci, in fondo in prima battuta sono gli Stati Uniti che li cofinanziano in larga misura la difesa europea. Vi era poi un altro problema da non trascurare, certo, Comunità Europea di Difesa, difesa europea, però senza la Gran Bretagna. La Gran Bretagna non avrebbe fatto parte della Comunità Europea di Difesa, anche se c'è un accordo, lo sappiamo, raggiunto poco prima del tentativo poi di riuscire a far ratificare appunto la Comunità Europea di Difesa dal Parlamento francese. Ciò non toglie che la Gran Bretagna non avrebbe preso parte appunto a questa difesa integrata, che la Francia avrebbe mantenuto una parte delle proprie truppe sul piano nazionale, e quindi una serie di elementi che sul piano militare, non sul piano politico, perché se effettivamente la CED avesse poi dato origine alla CPE, beh, questo forse avrebbe potuto in qualche modo cambiare le cose, cercare quantomeno un attore politico che aveva anche uno strumento di natura militare. Ma noi sappiamo che in effetti questo appunto il trattato sulla Comunità Europea di Difesa non sarebbe mai andato in porto. E non dimentichiamoci che il risultato poi del fallimento della Comunità Europea di Difesa, in fondo, furono i famosi accordi di Parigi dell'ottobre del 1954, che per quanto riguardava la NATO, concedevano appunto la possibilità dell'ingresso della Repubblica federale all'interno dell'alleanza sul piano di parità con gli altri paesi e la creazione di un esercito nazionale tedesco. Ancora una volta potremmo dire che c'era un tentativo di difesa europea, secondo piano Eden, la creazione dell'Unione dell'Europa occidentale, della UEO. L'adesione, la riforma parziale del trattato, ovviamente, l'ingresso appunto dell'Italia e della Germania all'interno della UE, però anche in questo caso, dire, per quanto tempo la UE è parsa essere strumento, scusate, un fine importante, cioè non è mai di difesa europea, noi sappiamo, pochi mesi probabilmente. Alla fine dei conti è la ripetizione del 1948. Cioè la UEO è ancora una volta uno strumento più che un fine. È uno strumento, in fondo, questa volta che gli inglesi offrivano ai francesi per assicurarli nei confronti della rinascita di un esercito
dell'esercito nazionale tedesco, e i francesi per ottenere poi un'ulteriore riassicurazione, in questo caso nazionale, non dimentichiamo, cioè è Mendes-France, non è De Gaulle, Mendes-France dal dicembre 1954 che prende la decisione che la Francia avrebbe sviluppato un deterrente nucleare indipendente, autonomo. Quindi, in fondo, la scelta della difesa per gli europei passa attraverso scelte nazionali. L'idea, in fondo, francese, diventerò una potenza anch'io atomica. Gli inglesi, in realtà, se lo stavano già facendo da tempo, quindi questo, in fondo, è un ulteriore degli elementi di contraddizione nell'ambito dell'ipotesi di una difesa europea. Io credo che l'altro poi elemento che non va trascurato è il cambiamento del carattere della difesa del continente nel quadro dell'Alleanza Atlantica a partire dalla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60, perché è il cambiamento determinato dall'apparizione dei vettori, quindi dei missili medio raggio e lungo raggio soprattutto. E dalla comprensione da parte, diciamo, delle due superpotenze, quindi degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, che alla fine dei conti uno scontro nucleare avrebbe condotto al cosiddetto punto Iolo Indico, MID, cioè Mutual Assured Destruction, cioè a questo punto nessuno avrebbe vinto. Quindi la crisi dei missili di Cuba è veramente un momento di svolta nella gestione in qualche modo dei problemi di carattere strategico, che porta a un, dovremmo chiamarlo fondamentalmente un accordo tra le due superpotenze, cioè in fondo le questioni nucleari sono delle questioni talmente serie che è meglio non lasciarle a nessun altro, quindi nemmeno per gli Stati Uniti e ai nostri alleati europei. Quindi in realtà è una questione che riguarda solo le superpotenze. Però questo cosa implicava? Implicava ancora una volta la questione che la difesa dell'Europa sarebbe stata assicurata dagli Stati Uniti, cioè naturalmente dell'Europa occidentale. E non sto a ritornare su temi che naturalmente tutti voi conoscete, il famoso dilemma Amburgo verso Chicago, o la questione della strategia della flexible response. La strategia della flexible response risponde agli interessi americani, rispondere agli interessi di una superpotenza che ritiene appunto di dover controllare le questioni di carattere nucleare, le questioni di carattere strategico, e che implicava ovviamente anche i caratteri della difesa dell'Europa, cioè del continente europeo. Qui naturalmente, vabbè, qui naturalmente c'è solo una foto molto banale, anzi una serie di tre foto molto banali, Khrushchev, Kennedy e Fidel Castro. Un'altra questione che io vorrei sottolineare è che a un certo momento, in fondo, dal mio punto di vista, la questione della difesa europea per 15 anni probabilmente perde di rilievo. Perché? Perché in fondo, dopo la crisi di Berlino, quindi dopo la costruzione del muro, 1961, non dimentichiamoci, potremmo dire che la guerra fredda fuoriesce dall'Europa. La guerra fredda lascia il posto alla distensione. Quindi la difesa europea, sì, certo, è una assicurazione che gli Stati Uniti danno all'Europa per ovvie ragioni, ma che alla fin dei conti viene un po' messa da parte dalle leadership europee. C'è, ogni tanto se ne discute. Il problema di fondo è il burden sharing, di quando in quando gli americani si lamentano perché spendono troppo per la difesa dell'Europa, chiedono agli europei di spendere di più, e noi sappiamo che generalmente la risposta degli europei è: sì, spenderemo, e poi generalmente non lo fanno. Non dimentichiamo che tutto questo dura per un periodo di tempo molto lungo, probabilmente quasi 2 decenni, gli anni 60 e gli anni 70, gli anni della grande distensione. E io vorrei sottolineare anche un altro aspetto che a mio giudizio è fondamentale per capire il problema, della mancata creazione di una difesa europea per un lunghissimo periodo di tempo, che l'opinione pubblica europea non la vogliono sapere. Che le opinioni pubbliche europee stanno bene così e che le loro leadership sanno benissimo quali sono le opinioni dei loro elettori, e che spendere di più per la difesa avrebbe implicato, soprattutto nel periodo della Golden Age, delle Trans Glorieuses, dell'ingresso dell'Europa occidentale nella società dei consumi,
spendere meno per il welfare state, quindi spendere meno per gli ospedali, per le università, per le scuole, per le pensioni, e in una situazione di distensione, come sarebbe stato possibile convincere gli elettori che invece era necessario spendere di più per la propria difesa. E non dimentichiamoci che questo è un problema che alla fine dei conti, io lo definirei un problema di lungo periodo, che permane sempre nell'ambito della questione della difesa dell'Europa. Cerco di andare più velocemente per non farvi perdere ulteriore tempo. E come si pone la questione quando noi abbiamo la cosiddetta nuova o seconda guerra fredda? Beh, non dimentichiamocela, ancora una volta gli europei si rivolgono agli Stati Uniti. Perché in fondo, voglio dire, noi sappiamo la dual track decision del 1979 per l'installazione degli euromissili in Europa, o meglio in alcuni paesi dell'Alleanza Atlantica. All'inizio è una richiesta che viene portata in sede NATO dagli europei occidentali, o meglio, viene portata dalla Germania, viene portata da Schmidt, dal cancelliere tedesco federale. E fino sostanzialmente all'arrivo di Gorbaciov, quindi all'inizio di una, quella che possiamo definire la definitiva distensione, beh, ancora una volta, in fondo, sono gli Stati Uniti che assicurano la difesa dell'Europa. Attraverso appunto l'ombrello atomico, attraverso naturalmente gli euromissili, attraverso il fatto che all'inizio degli anni Ottanta gli Stati Uniti puntino con l'amministrazione Reagan a una politica di forte riarmo. E noi sappiamo che gli europei non sono particolarmente entusiasti della scelta americana dell'SDI. E devo dire che non sono nemmeno particolarmente entusiasti quando viene firmato il trattato INF, quello che pone fine al trattato di Washington, che porta appunto allo smantellamento sia degli SS-20 sia naturalmente dei missili che avrebbero dovuto contrattare gli SS-20. Qui devo dire che mi sono divertito a metterla perché l'ho utilizzata qualche volta per gli studenti, l'ho trovata sempre abbastanza divertente e diciamo. Sarebbe una presa in giro di una conferenza stampa di Reagan che dice appunto, parlando dell'SDI, dice qui ho messo insieme un gruppo di esperti che mi avviseranno sul progetto delle guerre stellari e naturalmente infatti c'è E.T. e ci sono i personaggi di Star Wars, insomma, per naturalmente vedere come l'SDI potesse essere presa sul serio e visto che siamo sempre in tema di cartoon. Vi propongo questo, che anche questo devo dire, l'ho trovato abbastanza divertente, e naturalmente Gorbaciov e Reagan, ancora una volta come due personaggi appunto di Guerre Stellari, Luke Skywalker, che sarebbe Ronald Reagan, e Darth Vader, che sarebbe Gorbaciov, che però si è tolto naturalmente la maschera da Darth Vader. Ma ecco, e qui vengo sostanzialmente alle considerazioni conclusive della mia relazione. 1989, quindi crollo del muro di Berlino, 1990-1991, fine del comunismo, crisi dell'Unione Sovietica, fine dell'Unione Sovietica, dissoluzione del patto di Varsavia. E a questo punto si pone il problema, non c'è più un nemico. E quindi cosa serve l'Alleanza Atlantica? Se il nemico non esiste, non esiste più. E qua io devo dire, ritengo che ci sia stata una possibilità di fare una difesa europea. Che in fondo l'ipotesi di Mitterrand, che Mitterrand propone a Kohl, che è quella del rafforzamento della UEO e del fatto che la UEO possa diventare effettivamente il pilastro di una difesa europea. Non so che cosa ne sarebbe stato di un progetto di genere, ma noi sappiamo che c'è stata una reazione che è andata in senso contrario, che è la dichiarazione Hard de Michelis, quindi anglo-italiana, che in fondo punta sulla questione invece della sopravvivenza della NATO, dell'Alleanza Atlantica, anzi il fatto che UE e NATO siano strettamente correlate, ma questo significava ancora una volta che nel quadro della NATO gli Stati Uniti avrebbero avuto un ruolo fondamentale, un ruolo centrale. E dall'altro lato il problema che si sarebbe posto, non dimentichiamoci, cioè, il trattato di Maastricht è contemporaneo all'avvio, e qua, appunto, parlando di avvio, mi avvio anche alla conclusione, e
è contemporaneo all'inizio di quel decennio, gli anni 90, decennio appunto dell'ottimismo, la creazione di un nuovo ordine internazionale. E quindi che tipo di difesa, cioè da che minaccia ci si difende? Quali sono le minacce che possono mettere a repentaglio la sicurezza dell'Europa? Ma l'idea probabilmente è che non ci fosse un problema di sicurezza dell'Europa. Il nemico era non più la Federazione Russa, che negli anni 90 aveva, devo dire, dei problemi abbastanza seri. L'idea in fondo degli anni 90 è quello di crisi locali a cui avrebbe fatto fronte la comunità internazionale, in altri termini, soprattutto l'Organizzazione delle Nazioni Unite o, se vogliamo, gli Stati Uniti come uno dei membri importanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. E dall'altro lato, certo, noi abbiamo all'interno del Trattato di Maastricht l'idea della politica estera di sicurezza comune, però non dimentichiamoci una dei prime ipotesi, diciamo, di utilizzazione della PESC, è in fondo una partecipazione a questo nuovo ordine internazionale, quindi l'idea di partecipazione a missione di peacekeeping, l'idea in fondo che l'Europa avrebbe preso parte ai tentativi della comunità internazionale di risolvere crisi locali. Quindi non una minaccia diretta all'Europa, ma una minaccia, se vogliamo, al sistema, al nuovo ordine internazionale. E purtroppo noi sappiamo molto bene che la pesca, devo dire, non ha dato risultati nemmeno in questo ambito, nemmeno alle porte di casa, perché nell'ambito della crisi dell'ex Jugoslavia, a fin dei conti, poi l'intervento è stato nuovamente quello dell'Alleanza Atlantica e ancora una volta soprattutto degli Stati Uniti. Beh, questo è inutile nascondercelo. Crisi in Kosovo, devo dire, già prima in Bosnia e Erzegovina, ma soprattutto la crisi del Kosovo, direi che l'ha dimostrato chiaramente. Quindi, ancora una volta, il problema di che fare, che naturalmente si è posto in maniera, a mio giudizio, più concreta dopo l'11 settembre, però ancora una volta non dimentichiamoci, alla fin dei conti gli europei rapidamente hanno accettato che fosse l'Alleanza Atlantica, che era stata trasformata, riutilizzata, il nuovo concetto dell'Alleanza Atlantica, a questo punto sia nel nuovo ordine internazionale degli anni 90, sia nel nuovo disordine internazionale dopo l'11 settembre, quindi la minaccia del terrorismo internazionale. Minaccia asimmetrica, beh, chi avrebbe fatto fronte sarebbe stata la NATO, quindi voglio dire l'Alleanza Atlantica come strumento dell'Occidente per difendere se stesso dalla minaccia terroristica. E devo dire, io mi interromperei naturalmente a questo punto, perché questo è un po' il mio compito, però vorrei solo ecco, mostrarvi due cose che mi hanno abbastanza colpito per mostrare sempre questo squilibrio di fondo nei rapporti tra gli europei e gli Stati Uniti. Questa è presenza della NATO in Afghanistan, 13.459 uomini presenti, di cui però ben 8.400 forniti naturalmente dagli Stati Uniti. E questo è un'ultima slide con la quale concludo, che credo sia abbastanza recente, perché l'ho trovato proprio poco fa, che parla delle cosiddette European Union, le cosiddette CSDP, eccetera, perché l'Unione Europea le sigle piacciono molto, missioni ed operazioni nel 2020. E guardate questo. Queste sono le operazioni di carattere militare. Alla fine dei conti ce ne stanno giusto tre. Tutte le altre sono di carattere civile. Quanti sono gli uomini coinvolti? 5.000. 5.000 credo che sia nemmeno una mezza divisione. Questo devo dire, è la realtà della CSDP, Common Security Defense Policy, dell'Unione Europea nel 2020. Quindi devo dire sì. Tentativi ci sono, le sigle tante, le strutture di vertice tantissime, ci si chiede quante risorse ci siano dietro, cioè quanti militari effettivamente, quali capacità di proiezione al di là, devo dire, del continente europeo siano effettivamente a disposizione dell'Unione Europea. Questo
La pesca è un risultato del Trattato di Maastricht, dal Trattato di Maastricht ad oggi sono passati la bellezza di 30 anni e devo dire, mi sembra che i risultati al momento siano solo questi. Forse io sono troppo pessimista, mi dispiace, spero di essere più ottimista in futuro. Quindi ritorno a ciò che dicevo prima, un po' la storia delle occasioni perdute, ma appunto. Io ho iniziato, il mio secondo libro era sul Patto di Bruxelles, che è proprio la storia di un'occasione perduta. Va bene, scusatemi se ho preso troppo tempo, vi ringrazio, per l'attenzione e naturalmente mi scuso ancora di essere intervenuto in video, tra l'altro tra un po' sono anche costretto, per altre ragioni devo dire, a lasciarvi. Grazie, grazie ancora, vi auguro buon lavoro, sono certo che sicuramente i risultati saranno molto importanti e spero poi di poter contribuire agli atti del convegno. E grazie ancora agli organizzatori per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di intervenire per quanto sulla piattaforma Zoom. Grazie. Grazie Antonio per questo intervento e per questo anche approccio, diciamo, non direi sfiduciato, ma insomma, diciamo, approccio problematico al percorso della costruzione di una difesa, di una politica di sicurezza comune. Adesso lascio la parola al professor Silvio Berardi, che insegna, professore ordinario di storia delle relazioni internazionali presso l'Università Cusano di Roma, dove insegna anche storia dell'integrazione europea. E tra i suoi lavori vorrei ricordare l'Italia risorgimentale di Arcangelo Ghisleri del 2012, Meri di Val di Chiesa sempre del 2012, un volume molto puntuale sull'argomento di oggi, che è quello dedicato a Paolo Emilio Taviani, L'Armée européenne, la Conférence de Paris 1950 del 1951, e da ultimo volume, quello dedicato a Cesare Merzagora, che è uscito nel 2021, se non erro, non sto appresso, però credo che sia l'ultimo, quello del 2021. Confermo. Ok. Silvio Berardi ci parlerà, il titolo del suo intervento è Alle origini della difesa europea, i von del Boss tra la SED e la politica estera comunitaria 1950-1956. Lascio la parola a Silvio, ricordandogli sempre i nostri tempi che ci siamo dati. Prego. Perfetto, grazie intanto all'amico e collega Andrea e buonasera a tutti. Io ovviamente innanzitutto ringrazio l'Università Marconi per l'ospitalità e tutti gli altri enti promotori di questa importante iniziativa. Ovviamente è stato un piacere organizzare questa iniziativa con l'amico professor Ungari, ci lega una lunga amicizia. E devo anche ringraziare, diciamo, gli altri due collaboratori di questa importante iniziativa. Mi riferisco ai professori Matteo Antonio Napolitano e Marcello Ciola, che anch'essi hanno avuto un ruolo, devo dire, importantissimo per tutti gli aspetti organizzativi e logistici. Intervenire dopo la relazione del professor Varsori è molto impegnativo, perché ovviamente a cui rivolgo anche un saluto affettuoso, sia pur virtuale. E io mi concentrerò su un periodo di tempo molto più circoscritto, parlando della figura di Yvonne Delbos, che certamente a voi è nota, radical socialista francese. E mi soffermo su questa figura perché ho avuto il piacere di analizzarla attraverso delle carte quasi inedite, che sono contenute presso l'Archivio dei Liberali Europei, presso gli Historical Archives of the European Union di Firenze. E corroborate anche ovviamente dalle carte su Delbo presenti negli archivi nazionali parigini e in archivio del Dipartimento della Dordogna. Delbo è nato appunto in Dordogna, a Tonac, nel maggio del 1885. E perché dunque questa figura? Beh, come ha evidenziato Bernard Lachaise, che appunto ha scritto un'opera molto bella sulla figura di Yvonne Delbo, se è più noto il Delbo statista, politico francese, tra i vari incarichi ricordo ad esempio quello di ministro degli affari esteri tra il 36 e il 38 e di ministro dell'educazione nazionale tra il 39 e il 40. Come dice Lachaise, molto meno noto invece è il contributo di Delbo presso le istituzioni europee e le istituzioni comunitarie.
E devo dire che le carte di questi archivi che ho menzionato nel periodo di tempo tra il 50 e il 56 soprattutto danno evidentemente ci permettono una buona ricostruzione di quella che è stata la proiezione di Delbault in questo senso. Uno dei pionieri del concetto di difesa comune europea, del concetto di federazione politica europea. Tra l'altro amico dello stesso René Pleven. Delbault è dal 1952 membro dell'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, dal febbraio del 1953 membro dell'Assemblea Comune della CECA e dal giugno del 1953 presidente del gruppo dei Libéraux et Apparentés. E questo appunto è molto interessante, vedere come un radical socialista in realtà coniuga perfettamente anche la proiezione del liberalismo. E non è un caso, tra l'altro, ritornando a Pleven, che alla morte di Delbault, cioè nel novembre del 1956, René Pleven sarà proprio il suo successore come presidente del gruppo dei Libéraux et Apparentés, appunto a Strasburgo. Quindi c'è una continuità anche nell'operato del nostro Delbault con quello poi di Pleven. Allora, dicevo, se le carte dal 50 e il 53 ci permettono di considerare che cosa, lo vedremo poi rapidamente. Il tema della difesa comune, la nascita di un esercito comune europeo considerato da Delbault un fondamentale baluardo, soprattutto in proiezione antisovietica, e questo credo che sia un tema di grande attualità, quindi la nascita di un esercito europeo in funzione antisovietica, e al tempo stesso la proiezione europeistica, e quindi legata anche alla costruzione politica e militare dell'Europa, è viva in Delbault sin dagli anni della gioventù. Ho già detto, nasce a Tonacca in Dordogna nel maggio del 1885. Già all'indomani della Grande Guerra è tra i fondatori di una rivista radicale importante, L'Art Nouvelle, nella quale, se da un lato ovviamente considera fondamentale l'affermazione francese nella Grande Guerra, dall'altro mette in evidenza tutti i rischi susseguenti l'imposizione di una pace punitiva alla Repubblica di Weimar, alla Germania. E quindi in questo senso c'è una profonda critica anche nei confronti di questo isolamento tedesco. La Germania deve essere invece in questa proiezione reinserita all'interno del consesso delle potenze europee, nel direttorio europeo, poiché appunto il suo isolamento, dice Delbault, avrebbe potuto provocare appunto nuove conflagrazioni internazionali. Dal 1924 è deputato in Dordogna e diciamo, la sua proiezione europeista è altresì molto viva. C'è ad esempio l'adesione all'indomani del 26 al progetto di Richard Coudenhove Kalergi, quindi appunto il progetto del paneuropeismo. Tra l'altro Delbault è delegato per la Francia al primo congresso paneuropeo di Vienna, quindi vedete appunto che già all'indomani degli anni 20 c'è questa sensibilità europeistica molto sviluppata, e tra l'altro egli è anche tra i promotori dell'Union Douanière Européenne, cioè dell'Unione Doganale Europea, che aveva appunto tra i suoi obiettivi quello di stabilire una tariffa doganale esterna comune ai paesi dell'Europa occidentale, quello di calmierare le tariffe interne appunto alla dimensione dell'Europa, dei paesi dell'Europa occidentale. E proprio Delbault sarà nel 30 uno tra i partecipanti alla prima conferenza dell'Unione Doganale Europea, che si svolse a Parigi tra il 30 giugno e il 1 luglio del 1930. Amico anche di Aristide Briand, condividerà appunto con Briand appunto, appunto le basi del piano Briand, quindi sostanzialmente appoggerà poi quel disegno presentato proprio nel 30 da Briand alla Società delle Nazioni. Delbault sarà molto critico sulla struttura della Società delle Nazioni, quindi non sull'utilità della Società delle Nazioni, ma su come la Società delle Nazioni, sui meccanismi decisionali della stessa Società delle Nazioni. Qui c'è un punto che poi torna utile anche per dopo, perché qual è uno dei limiti grossi che egli evidenzierà? Non è l'unico che lo ha evidenziato, ma proprio la mancanza di un braccio militare, no? Quindi l'assenza di un braccio militare, dice Delbault, rende la Società delle Nazioni fondamentalmente inutile, no? Tornando a quanto dicevamo prima, proprio perché nei confronti delle grandi crisi internazionali, vedasi poi negli anni 30 la Manciuria, l'Etiopia, tanto per fare degli esempi, è chiaro che la Società delle Nazioni è assolutamente incapace di poter avere una voce in capitolo efficace. Nell'ambito della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente Delbault è contrario al regime di Vichy, è contrario alle politiche
del maresciallo Petain, si trova in contatto già dal 42 con De Gaulle. Questa sua posizione lo porta alla deportazione nel 1943 in Germania. Dopo, ovviamente, la fine del conflitto, abbiamo detto, inizia maggiormente la sua proiezione europeista. Nel 1947 egli fa parte del gruppo dell'Assemblea Nazionale Francese guidato da René Coty, quindi un gruppo di stampo prettamente anticomunista e radicale, anticomunista e federalista, che collaborerà tra l'altro col movimento francese della Fédération. E appunto all'indomani del 50, come ho accennato, c'è proprio il suo maggior impegno europeista. Ovviamente favorevole alla dichiarazione Schuman, Delbault ritiene importante la ratifica anche del Trattato di Parigi del 51, istitutivo appunto della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, non tanto per i suoi obiettivi, perché gli dirà sì, la cooperazione economica e commerciale è importante, ma soprattutto a livello diplomatico la CECA viene vista come un'occasione per l'avvicinamento della ricostituzione, quindi dell'asse franco-tedesco, da allargare poi ovviamente agli altri paesi dell'Europa occidentale. È chiaro che, come le carte ricostruiscono molto fedelmente, il suo impegno prioritario è proprio quello legato alla ratifica e quindi alla buona, diciamo così, finalità legata al trattato CED, il trattato appunto legato all'istituzione della Comunità Europea e di difesa. In questo senso, Delbault si spenderà notevolmente proprio per favorirne la ratifica. Egli condivideva in tutto ovviamente i principi del piano Pleven e soprattutto condivideva l'articolo 38, riteneva fondamentale l'articolo 38 proprio per la nascita di quella comunità politica europea, quell'embrione che secondo Delbault avrebbe dovuto poi prendere un assetto essenzialmente federale. In questo senso, allora, Delbault, tra l'altro, all'Assemblea di Strasburgo, nello specifico il 6 marzo del 1953, farà un discorso assolutamente pro-CED, pur mettendo in evidenza appunto che si trattava di un progetto che poteva certamente essere perfezionato, ma comunque ritenuto indispensabile per la futura evoluzione e costruzione dell'Europa. E cito il nostro Delbault. Le projets qui nous sont soumis méritent assurément des critiques. Ce dont je crois être sûr, c'est que s'il était repoussé, ce serait pour l'organisation de l'Europe un échec sans doute irrémédiable, qui atteindrait la communauté du charbon et de l'acier et davantage encore celle de la défense. Cela suffit pour entraîner mon adhésion. Quindi vedete, pur mettendo in evidenza appunto i limiti forse anche dello stesso progetto, la perfettibilità dello stesso progetto, Delbault ritiene fondamentale la ratifica dello stesso. E perché lo ritiene indispensabile? Lo chiarisce proprio lui nel corso del 47° congresso nazionale radicale che si svolse a Heilbronn dal 17 al 20 settembre del 53. Delbault in questo senso ritiene che è fondamentale la ratifica del Trattato CED per dar vita appunto a un esercito comune europeo, per dotare appunto la comunità di un braccio militare, soprattutto da un lato per, diciamo, realizzare il riarmo tedesco, ma dall'altro soprattutto, dicevo, per una contrapposizione e un baluardo contro l'imperialismo sovietico, che egli vedeva assolutamente come una minaccia concreta per l'Europa anche all'indomani del 1953. E altro elemento interessante, mi ricollego qui all'articolo 38, che ancora una volta viene difeso a spada tratta da Delbault, è legato a un concetto forse un po' utopistico per un pragmatico come Delbault, cioè in proiezione la nascita di una cosiddetta Europa terza forza, cioè il fatto stesso che pur legata all'elemento atlantico e quindi all'alleato atlantico, per Delbault l'Europa doveva, costruendo una sua federazione occidentale, politicamente integrata, militarmente coesa, avrebbe potuto dar vita a un soggetto che sul piano delle relazioni internazionali avrebbe potuto assumere un ruolo di primo piano accanto appunto a quello degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, capace, dice anche Delbault, di esprimere una propria politica estera comune e quindi al tempo stesso necessario, dice Delbault in questa prospettiva, porre in essere una seria limitazione del principio di sovranità nazionale e dar vita appunto ad un soggetto federalmente omogeneo a livello occidentale. Il nazionalismo viene considerato da Delbault uno dei principali mali dell'Europa
del primo Novecento, che ha cagionato le due guerre mondiali e dunque appunto una seria limitazione anche del principio di sovranità nazionale. In questo senso avrebbe garantito, oltre alla nascita di una federazione europea, anche appunto la diciamo, possibilità per l'Europa di avere un futuro di pace e di prosperità. Devo dire che questa proiezione radicale di Delbault verrà anche condivisa dalla federazione di Bergerac, la federazione radicale di Bergerac in Dordogna, della quale egli è presidente. Nel novembre del 52 una mozione della stessa federazione esprimerà di nuovo questi concetti che ho già in qualche modo evidenziato, quindi nascita della Federazione Europea Occidentale, nascita di un esercito comune europeo, necessità di limitare il principio della sovranità nazionale degli stati e al tempo stesso necessità di garantire lo sviluppo di una politica estera comune tra i paesi della CECA. Ecco, queste posizioni tra l'altro non erano proprio completamente condivise dal mondo radicale francese, come tra l'altro dimostra molto bene quello che accade nel 54 presso l'Assemblea Nazionale, no? Quando appunto l'Assemblea Nazionale francese nel 30 agosto del 54 boccia il progetto della CED, i radicali sono completamente spaccati perché abbiamo 34 voti contro il progetto CED, 33 a favore, 7 assenti e 2 astenuti. Questo per dire che insomma la galassia radicale era abbastanza divisa sulla questione CED. Tanto per fare dei nomi, molte perplessità erano state espresse da Daladier e dallo stesso Herriot, altri invece radicali come, tanto per fare dei nomi, Maurice Faure oppure René Maillard avevano invece appoggiato il progetto e quindi avevano in qualche modo posto il loro consenso anche alla proiezione federalista di Delbault. È chiaro che il fallimento, è chiaro che il fallimento del progetto CED in qualche modo inevitabilmente pone un ripensamento, una riflessione anche al nostro Yvon Delbault, che tuttavia ritiene assolutamente fondamentale che il progetto di costruzione europea, anche dal punto di vista politico e militare, possa e debba appunto procedere. In questo senso, molto interessante appunto è quindi, secondo Delbault, la nascita della UEO, che è stata ricordata appunto prima appunto dal professor Varsori, quindi l'UEO come evoluzione logica dell'Unione Occidentale, come dice molto bene Lachaise, per Delbault questa è un'evoluzione fondamentale per rilanciare il progetto di costruzione europea anche dal punto di vista politico e militare. Forse Delbault, da questo punto di vista, mi riallaccio a quello che diceva prima il professor Varsori, dà troppe speranze, no, a questa evoluzione, ritenendo che proprio si potesse ripartire rapidamente da questo soggetto per rilanciare il processo di costruzione politica, e militare dell'Europa. Ma da buon pragmatico, egli vede anche con positività quello che accade tra il 54 e il 55, quindi anche poi il riarmo tedesco all'interno della dimensione della NATO, perché è chiaro, dice Delbault, serve l'esercito europeo, ma al tempo stesso, in una proiezione antisovietica, anche il riarmo tedesco e quindi l'inclusione della Repubblica Federale Tedesca nella NATO può essere comunque nell'immediato, nel breve periodo, una risposta comunque soddisfacente. Così come, pur non essendone proprio altamente entusiasta, è comunque a favore diciamo, dello sviluppo funzionalista che poi diciamo, il processo di costruzione segue negli anni successivi e quindi vede comunque con una certa positività anche il vertice di Messina Taormina del 55, sebbene lui ribadirà ancora di più, ancora una volta, che sì, va bene anche un approccio funzionalista, ma non si deve assolutamente come dire, evitare di parlare di federazione europea, di costruzione di una difesa comune, proprio anche, ripeto, per rafforzare il soggetto Europa. Però qual è l'Europa di Delbault? Abbiamo detto una federazione europea, un'Europa terza forza, un'Europa militarmente capace di avere un suo braccio armato, ma è un'Europa anche, e lo dice lo stesso Delbault nei suoi discorsi all'Assemblea Comune a Strasburgo, è anche un'Europa che deve rifarsi ai valori dell'umanesimo, del liberalismo. È interessante, ad esempio, che già nel maggio del 1954 un anticlericale e laico come Delbault sia tra i firmatari di una lettera indirizzata ad Alcide De Gasperi,
per chiedergli appunto di assumere la presidenza dell'Assemblea Comune di Strasburgo. Questo per dire che cosa? Che l'Europa di Delboe è un'opera, è un'Europa pluralista, tollerante, che secondo lo stesso radicale avrebbe dovuto includere nella sua formazione, nella sua strutturazione anche i principi e la sua identità cristiana, proprio per non perdere, per non smarrire appunto le radici di un patrimonio che avrebbe potuto garantire la coesione, no? Dice Delbo, tra i popoli dell'Europa occidentale. Ecco qui il suo la sua tolleranza, il suo umanesimo, il suo pluralismo. E così come un altro punto di riferimento di Delbo, accanto appunto a Pleven, accanto a Briand, è chiaramente la figura di Monet, e non poteva essere altrimenti. Quando nel novembre del 54 Monet annunciò di non voler mantenere la presidenza dell'alta autorità della CECA, Delbo pose immediatamente mano a una risoluzione nella quale chiedeva a Monet di mantenere la sua carica e, nel caso non auspicabile, nel quale egli avesse fatto un passo indietro, chiedeva al suo successore di proseguire nella stessa direzione presa appunto da Monet. E qui mi permetto di leggere un piccolo passaggio di questa risoluzione voluta proprio da Delbo, dove si dice che cosa? Che l'unité européenne doit être concrète et réelle, qu'il faut poursuivre et élargir l'œuvre entreprise et que les États-Unis d'Europe ne sont pas seulement le grand espoir, mais aussi la nécessité urgente de notre époque, parce qu'il commande l'épanouissement de chacun de nos peuples et l'affermissement de la paix. Ecco, quindi dunque una necessità impellente quella di costruire gli Stati Uniti d'Europa come appunto necessità non soltanto per i governi degli Stati coinvolti, ma anche per garantire pace e benessere alle collettività degli Stati appunto coinvolti in questo processo. Quindi dicevo, ho ancora un po' di. Sì, non so che. Ok, sì, ci siamo ancora. Siamo ancora dentro. Quindi dicevo, un'Europa pluralista, un'Europa tollerante, un'Europa che doveva inevitabilmente andare verso una proiezione federale. Ma anche un'Europa che doveva far propri i valori del liberalismo. Ci sono moltissimi discorsi di Delbo all'Assemblea Comune di Strasburgo dove egli pone in evidenza che cosa? La compatibilità tra la sua matrice radical-socialista e il liberalismo. D'altra parte, hanno ben evidenziato Jean-Jacques Becker e Serge Bernstein che cosa? Che il radicalismo francese, soprattutto a partire dal 1947 e il 1948, assunse, sia pur molto gradualmente, una proiezione sempre più progressista, anticomunista e sinceramente liberale. E devo dire che di questa interpretazione che i due autori danno del radicalismo francese, sicuramente Delbo può essere considerato un esponente, di riferimento in questo senso. Ma allora quali erano appunto questi valori, che, l'Europa inclusiva, ecco, di Delbo doveva contenere? Sono chiariti da lui stesso, appunto. Per Delbo, appunto, tra questi valori ci doveva essere innanzitutto la necessaria tutela delle minoranze, ci doveva essere la tutela dell'uomo come persona agente, ci doveva essere la condanna del dirigismo, ci doveva essere la tutela dell'iniziativa privata, ci doveva essere la tutela e la garanzia della proprietà privata e poi si doveva tendere, sia pur con una certa gradualità verso l'allargamento appunto dello spazio comunitario, il tutto condito da una costante fede per il progresso e per la scienza e per l'innovazione tecnologica. Ecco, quelli sono solamente alcuni evidentemente dei valori che Delbo chiarisce essere propri del suo disegno liberale. È chiaro che, come ha sottolineato anche lo stesso Lachaise, lo stato di salute non proprio ottimale dello stesso Delbo rallentò molto la sua attività sia in patria sia nelle istituzioni comunitarie, soprattutto all'indomani, del 1955.
È interessante però che anche in alcuni carteggi privati, ad esempio con lo scrittore Émile Bouvier, Delbo fino alla fine manterrà fede in qualche modo a quelli che furono sostanzialmente i suoi principi cardine nella sua battaglia europeista. Quindi ancora una volta, ancora nel 1955, si parlerà di Europa come una. Si parlava per l'Europa della nascita di una terza forza, quindi di un'Europa capace sì di mantenere ferma la sua alleanza atlantica, ma al tempo stesso un'Europa che anche militarmente e politicamente doveva avere una sua propria strada. Si parlerà ancora di difesa europea come necessità impellente, anche, ripeto, in una proiezione antisovietica, perché, ripeto, secondo Delbo, anche dopo la morte di Stalin, l'imperialismo sovietico restava appunto alla metà degli anni 50 una concreta minaccia, okay, per le sorti dell'Europa. Nulla era cambiato. E si parlerà ancora di anche un'altra cosa molto interessante, secondo me, che Delbo dirà, che appunto l'unico modo per accelerare la realizzazione di questi suoi progetti, anche all'interno delle istituzioni comunitarie, era proprio la strada del dialogo. Quindi il dialogo con gli altri gruppi parlamentari, con gli altri gruppi, quindi con i cristiano-democratici, con i socialisti, che pur portatori, dirà Delbo, di valori non sempre condivisi, erano però appunto gli necessari interlocutori per una costruzione di un'Europa pluralista, tollerante e progressista. Delbo dal 1955, ripeto, rallenterà molto la sua attività istituzionale, a causa del peggioramento del suo stato di salute. Il 12 novembre del 55 verrà colto da un infarto e di lì a 3 giorni, il 15 novembre, appunto, si spegnerà. È interessante notare che nella sua commemorazione a Strasburgo, che appunto verrà fatta il 27 novembre appunto del 56, tutto quello di cui abbiamo parlato verrà ribadito, quindi si considererà appunto l'azione pionieristica di Delbo, si considererà appunto la sua lungimiranza nell'aver ipotizzato appunto la nascita di una federazione europea. Si dirà appunto che fondamentale sarà continuare verso la realizzazione di quelli che erano stati i suoi obiettivi anche dal punto di vista militare, di un'Europa anche capace sì di mantenersi sempre nell'alleanza atlantica, ma al tempo stesso capace militarmente di esprimere un proprio braccio armato. E da questo punto di vista molto anche interessanti sono le parole con le quali verrà commemorato dal democristiano Antonio Boggiano Pico, che proprio nella sua commemorazione all'Assemblea Comune della CECA affermerà: in coscienza, Delbo ha dato il suo pieno appoggio alle organizzazioni europee che sono nate dopo l'ultima guerra. Delbo ha avuto il triste privilegio di appartenere a questa generazione che in due occasioni è stata testimone attiva e vittima di due orribili guerre mondiali. La fede europea, che è sempre stata sua, è stata indubbiamente rafforzata da queste lezioni della storia. Vi ringrazio. Grazie, grazie a Silvio per averci illustrato questo personaggio. Professore, prego. Ah, ok. No, ringrazio Silvio Berardi per questa importante questa relazione su questa importante figura di Yvon Delbo e per il suo contributo al processo comunitario. Passerei subito all'altro relatore, che è Paolo Pulsa, qua alla mia sinistra, che è professore ordinario di storia delle relazioni internazionali, scusate, presso l'Università di Napoli, l'Orientale, dove insegna anche storia delle relazioni internazionali dell'Unione Europea. Tra le sue pubblicazioni, volevo ricordare la dottrina Obama, la politica estera statunitense dalla crisi economica alla presidenza Trump del 2017, una relazione complicata Stati Uniti ed Arabia Saudita nella crisi del Medio Oriente 1977-1985 del 2018 e da ultimo l'America Latina nella politica internazionale che è proprio del 2020, quindi un volume recentissimo e il titolo della relazione di Paolo Pulser è Prove fallite di politica estera europea, l'Unione Europea e la crisi del Medio Oriente 1990-2003. Prego. Grazie, grazie. Ringrazio anch'io gli organizzatori del convegno per l'invito, l'Università Marconi, professor Ungari e anche professor Berardi per aver organizzato questa interessante
e stimolante iniziativa. Commentavamo prima un po' scherzosamente col nostro chair che si stanno alternando, diciamo, visioni ottimistiche e visioni pessimistiche. Io torno un po', diciamo, sulla strada tracciata già dal professor Barsori, che saluto anche a distanza. E il professor Barsori ha fatto un quadro, diciamo, generale appunto della storia della difesa europea, concludendo appunto con una visione pessimistica ma realistica al tempo stesso. Io circoscrivo il quadro sia cronologico che regionale, ma alla fine le conclusioni a cui arrivo sono le medesime. Circoscrivo il quadro cronologico perché mi occupo prevalentemente degli anni 90, delle crisi del Mediterraneo degli anni 90 e di come queste crisi abbiano in qualche modo certificato quella che sono state l'impotenza, diciamo, la difficoltà dell'actorness internazionale della comunità europea e poi dell'Unione Europea di acquisire contorni concreti e incisivi. Quindi da questo punto di vista già una prima contraddizione, proprio sono gli anni in cui appunto avviene, no, la trasformazione tra comunità europea e Unione Europea, tra la cooperazione politica europea e la PESC. E sono gli anni in cui l'Unione Europea, la nascente Unione Europea, ambisce sostanzialmente al ruolo di potenza regionale, ecco, non potendo certo ambire a quello di potenza globale, ambisce al ruolo di potenza regionale. È proprio nelle regioni di più diretta pertinenza, appunto, dell'Europa, i Balcani, li citava prima Antonio Varsori, e il Mediterraneo, che in qualche modo avviene questa certificazione della difficoltà europea di agire sul piano internazionale. Io vedrò rapidamente tre casi studio, fondamentalmente quello della guerra del Golfo, il 90-91, quello della conferenza di Madrid e quello del processo di pace di Oslo, e tenendo in considerazione che queste sono un po' le premesse che poi spiegano anche quel grave momento di frattura infraeuropea e transatlantica che invece fu rappresentato dalla guerra in Iraq del 2003. Io sostanzialmente proverò a farmi questa domanda, cioè se in questa difficoltà della comunità europea prima e dell'Unione Europea dopo di agire come attore politico e di sicurezza nel Mediterraneo, se hanno contato prevalentemente quelle che erano un po' le carenze strutturali, diciamo, della cooperazione politica europea, cioè dell'embrione della politica estera europea, oppure se hanno contato un po' maggiormente il portato di quelle scelte medio orientali operate dalla comunità europea, soprattutto in quella fase di forte attivismo regionale che erano gli anni 70. E sappiamo tutti che nel momento stesso in cui l'Unione Europea comincia, la comunità europea comincia a configurare appunto questo embrione di politica estera dagli anni 70 che prende il nome di cooperazione politica europea, si manifestano subito dei limiti strutturali di questa dimensione che poi ci portiamo dietro fino ad oggi, sono sostanzialmente quelli già sollevati nelle precedenti relazioni, quindi sicuramente la divisione tra i paesi europei che è fotografata dalla dimensione intergovernativa di questo aspetto dell'Europa, i condizionamenti posti dal vincolo transatlantico, quindi dai rapporti con gli Stati Uniti, e poi, diciamo, la mancanza di strumenti operativi della politica estera europea. Ecco, questi aspetti generali sicuramente incidono anche nel Mediterraneo, così come nel Mediterraneo incide in quegli anni anche, vi dicevo, un po' il portato di quelle scelte degli anni 70, cioè quelle scelte che hanno portato sostanzialmente, che hanno avuto il momento culminante, no, nella dichiarazione di Venezia del 1980, quelle scelte che da un lato allontanano la comunità europea da Israele e che sostanzialmente scavano un solco di fiducia di Israele nei confronti della comunità europea. Dall'altro però non riescono, con quel tipo di approccio, la comunità europea non riesce a conquistarsi, come dire, il rango di partner negoziale principale dei palestinesi. Ecco, è come se la comunità europea rimanesse un po' in mezzo al guado. Perdono la fiducia degli israeliani e non conquistano pienamente la fiducia di Arafat e dei palestinesi. Ecco, quindi in quegli anni 90 c'è un po', diciamo, questa doppia carenza della politica mediterranea dell'Unione Europea. Ecco, primo accenno appunto alla guerra del Golfo, dove direi che le parole divisione e impotenza, no? Fotografano quello che è un po' il ruolo ricoperto dall'allora comunità europea e soprattutto divisione. Ecco, a me sembra di aver individuato in quegli anni due linee di frattura all'interno dei paesi europei, no? In merito alla crisi aperta dall'invasione del Kuwait da parte di Saddam Hussein. La prima, diciamo, linea di frattura è quella più nota forse, no? Fra il fronte, diciamo, più interventista, cioè quello più a sostegno della soluzione militare una volta esperito il tentativo diplomatico, quindi Margaret Thatcher sostanzialmente,
E dall'altro c'è invece il fronte della via diplomatica, che è guidato dall'Italia di Giulio Andreotti, però ha alle spalle anche il sostegno, diciamo, franco-tedesco. Questa è la prima linea di divisione, la prima linea di frattura più nota. L'altra, forse meno nota, però importante, è nel momento in cui si dovesse tentare la via negoziale ad oltranza, la proposta italiana è sostanzialmente di andare a raccogliere quello che è un po' la provocazione di Saddam Hussein, cioè il linkage, no? Il collegamento fra questione palestinese e questione del Kuwait, cioè il ritiro iracheno del Kuwait condizionato al ritiro israeliano dai territori palestinesi, andare a raccogliere queste carte e vedere se in qualche modo lì si può dare una soddisfazione alle ragioni di Saddam, soddisfazione che non sia ovviamente territoriale, che non sia petrolifera, ma che sia politica. Ecco, su quella c'è un'altra divisione europea, tra la Francia che propone sostanzialmente una conferenza di pace internazionale dai contorni molto vaghi e indefiniti, e invece l'Italia che, diciamo, riesuma un po' il modello degli anni 70, cioè della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, in questo caso Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo. L'idea è quella di una grande iniziativa che sia articolata su più binari, su più cesti, diciamo, uno politico, uno economico, uno anche culturale, all'interno del quale provare ad affrontare questo problema. Quindi c'è questa doppia, diciamo, divisione che impedisce alla Comunità Europea di assumere, diciamo, un profilo diplomatico unitario. E c'è poi anche l'altro tema che vi dicevo prima, cioè quello del forte condizionamento degli Stati Uniti appunto sul tema del collegamento Palestinian issue, questione palestinese e questione irachena, perché gli americani chiariscono fin da subito che quello è un tema che sta a cuore anche a loro, ma da affrontare dopo la risoluzione dopo la liberazione del Kuwait e non parallelamente adesso, ed è ovviamente l'impostazione degli Stati Uniti che poi risulterà quella effettivamente perseguita. Quindi nel complesso c'è in quegli anni per la prima volta la presa d'atto, no, nel 90-91, la presa d'atto, diciamo, della Comunità Economica Europea, che il patrimonio di rapporti costruito col mondo palestinese, soprattutto a partire dagli anni 70, non porta però ad avere quel peso diplomatico che si presupponeva fosse conseguente a quelle scelte, no? Qui c'è proprio, lo dice chiaramente Andreotti in una lettera scritta a Saddam, dice chiaramente che andava riconosciuto questo ruolo della Comunità Europea, in quanto l'Europa, molto prima degli Stati Uniti, avevano posto il problema della centralità del tema palestinese all'interno del problema arabo-israeliano. Però, nonostante questo, questo è un altro documento risulta chiaro, però, agli stessi europei, risulta chiaro che nonostante questo sforzo di accreditarsi come mediatore vicino ai palestinesi e quindi come tale in qualche modo sensibile anche alle regioni del mondo arabo, dell'Iraq e quant'altro, no? Si ha però chiara la percezione che rispetto alla specifica questione della soluzione della crisi del Golfo, l'interlocutore principale rimane il governo degli Stati Uniti. Questa divisione politica si traduce poi sul piano militare, quando la crisi, diciamo, vira dal piano politico-diplomatico a quello militare, perché come sappiamo tutti ci sono alcuni paesi che, Francia e Gran Bretagna, che prendono parte alle operazioni del Golfo, altri si limitano soltanto al sostegno economico, la Repubblica Federale Tedesca ancora vincolata, diciamo, dalla sua legge fondamentale che vietava l'utilizzo della forza militare fuori dall'area geografica della NATO, e poi c'è l'Italia che offre un minimo contributo militare a fronte di un più attivo impegno finanziario. Il bilancio, diciamo, della presenza comunitaria in questa crisi è molto, molto poco lusinghiero, però il dato positivo da cogliere è che questa crisi, unita alle difficoltà europee nella crisi jugoslava, fu uno dei detonatori fondamentali ad accendere il dibattito sul fatto che la nascente Unione Europea avrebbe dovuto avere una specifica dimensione di politica di sicurezza. Tra le motivazioni che portano al secondo pilastro ci sono sicuramente tutte le riflessioni europee sui fallimenti nella guerra del Golfo e nella crisi jugoslava che sta virando, diciamo, verso i suoi connotati più drammatici. Se andiamo poi al secondo aspetto che volevo approfondire, quindi la conferenza di Madrid nel 1991, la conferenza di Madrid nasce da un'iniziativa degli Stati Uniti che sostanzialmente mantengono fede un po' all'impegno che avevano promesso. Una volta liberato il Kuwait, si potrà affrontare il tema palestinese, ma appunto dopo che la crisi regionale del Golfo Persico è stata
risolta e superata. In questo quadro, in un quadro appunto che riprende la via diplomatica su principi sostanzialmente che l'Europa aveva posto prima degli Stati Uniti, no? C'è in qualche modo la certificazione della marginalità europea. C'è un incontro dell'11 aprile del 91 tra il presidente di turno della Commissione europea, che era Santer, presidente degli Stati Uniti Bush, in cui sostanzialmente il rappresentante europeo pone al presidente americano tutti i dubbi, le perplessità della comunità europea verso questa iniziativa di pace, che sostanzialmente vede la comunità europea in una posizione periferica, marginale, se non completamente, diciamo, completamente secondaria. Quello che è più sorprendente in questa lettera, sostanzialmente quello che si percepisce, è un po' la sorpresa stessa di Bush di fronte al problema posto dagli europei. Ecco, Bush non si aspetta che gli europei ambiscano ad avere un ruolo politico, diplomatico su quella questione, quando sostanzialmente, a parte quella brevissima finestra degli anni 70, questo ruolo l'Europa non l'ha mai avuto, né ha gli strumenti per averlo. C'è questo imbarazzo che si percepisce del presidente americano, da cui esce, diciamo, con quella parolina magica che spesso nelle relazioni internazionali vuol dire un po' il contrario di quello che lascia prefigurare, cioè l'impegno alla consultazione. Ecco, gli americani si impegnano a consultare gli europei, che come sapete spesso nasconde una delusione, ecco, rispetto ai risultati che si volevano ottenere. Di fronte a questa iniziativa, che si va configurando come un'iniziativa guidata dalle due superpotenze, con un ruolo europeo molto marginale, è quello però il contesto, quello della conferenza di Madrid, in cui l'Europa per la prima volta comincia a pensare a quale potrebbe essere il suo ruolo in questo processo di pace regionale, e il ruolo che comincia che di cui l'Europa comincia a maturare consapevolezza, è sicuramente quello economico. Ad ottobre c'è un documento, diciamo, presentato dal Commissario europeo per le relazioni con i paesi del Mediterraneo, che era Matutes, in cui dice chiaramente, no, the community's role in the Middle East Peace Conference può essere sostanzialmente quello di replicare sul piano regionale del Mediterraneo un po' quella che è stata l'esperienza europea. Integrazione europea che nasce, no, secondo il metodo funzionalista, dall'integrazione su settori molto specifici e limitati, no, in ambito economico e commerciale, e replicarlo sul piano regionale del Mediterraneo. Quindi l'idea che la cooperazione economica possa essere in qualche modo il substrato, il volano anche per accordi politici e per accordi di pace. E chiarisce il commissario europeo: la nostra idea di essere particolarmente attivi sulla cooperazione economica non è un'alternativa alla soluzione politica, ma è un mezzo per consolidare tale soluzione. Quindi, in questo modo, la replica del modello europeo, se vogliamo, ecco, perdonatemi l'esempio storico forse un po' forzato, però l'analogia storica forse un po' forzata, no? L'inizio del processo di integrazione europea, e quindi degli anni 50. La Comunità Europea partecipa alla conferenza di Madrid, ma semplicemente come paese osservatore, no? E i motivi appunto di questo ruolo defilato sostanzialmente sono sicuramente: la Comunità Europea sconta quella che è la prova molto debole offerta in occasione della guerra del Golfo, c'è la diffidenza americana, quello che vi dicevo prima, quella stessa sorpresa di Bush, no, per questo problema messo all'ordine del giorno, no? E c'è poi, chiaramente, ecco, qui si manifesta in maniera ancora più chiara rispetto a prima, no, l'atteggiamento di Israele. Se la comunità europea fu semplice osservatore in quella conferenza e non fu parte in causa a pieno titolo, è sicuramente perché Israele non vuole che gli europei abbiano una voce negoziale che sia paragonabile né a quella delle due superpotenze, ancora, diciamo, agli ultimi mesi di vita dell'Unione Sovietica, ma il quadro è ancora quello, né a quello che abbia, diciamo, un peso negoziale analogo a quello degli attori regionali. Questo lo dice chiaramente l'allora primo ministro israeliano Shamir, no? Ci sono i documenti diplomatici israeliani, che sono una collana che ho conosciuto, ho consultato in questi mesi, molto interessanti. Sono in inglese, sono consultabili su internet, che aprono, insomma, degli squarci molto interessanti su quella che è la politica estera israeliana tra gli anni 70 e gli anni 90. Ho visto soprattutto quelli. Dice che appunto non vogliamo l'Europa di mezzo, perché la Comunità Europea ha portato avanti quella che definisce un'interpretazione, Shamir definisce un'interpretazione scorretta e infondata delle risoluzioni 242 e 338.
elevando la clausola del ritiro dai territori ad una legge suprema e automaticamente vincolante. Quindi un approccio, no, completamente distante rispetto a quello che europeo che si era manifestato già a partire dalla dichiarazione di Venezia. E dovremmo anche ricordare qual era stata la durissima presa di posizione del governo israeliano in quell'occasione, no? Nulla rimarrà della dichiarazione di Venezia se non la sua amara memoria, no? Bitter memory, o ancora la dichiarazione di Venezia venne paragonata a Monaco 38 da parte del governo israeliano. Quindi la formula con cui la comunità europea viene associata, e cioè la comunità europea partecipa accanto come osservatore a Stati Uniti e Unione Sovietica, appunto, è l'unica la formula di compromesso con cui Israele accettò la presenza europea, ma non la presenza di fatto svuotata di ogni contenuto. Quindi questa marginalità europea nelle dinamiche del Medio Oriente, che è fotografata sia dalla guerra del Golfo sia dalla conferenza di Madrid, è sicuramente ha un mix di cause, no? Sicuramente un po' i limiti strutturali dell'azione esterna dell'Unione Europea, ma anche specifiche questioni regionali. Se veniamo all'ultimo aspetto che affronto, cioè gli accordi di Oslo, ecco, sugli accordi di Oslo, lo dico come premessa, ma poi insomma sarà anche la conclusione, gli accordi di Oslo e la partecipazione europea al processo di pace di Oslo disegna, secondo me, una doppia sconfitta dell'Unione Europea. Siamo già in un quadro in cui il Trattato di Maastricht esiste, è entrato in vigore, esiste l'Unione Europea. Una doppia sconfitta perché? Perché è nata la PESC, teoricamente, diciamo, il salto di qualità in avanti rispetto alla CPE, cosa che però non si realizza, no? Quindi la marginalità europea, no? Il ruolo periferico dell'Unione Europea all'interno del processo di Oslo sicuramente certifica il fatto che la PESC si pone con tutti i suoi limiti in continuità e non in discontinuità con la CPE. E poi un'altra sconfitta, ecco, per l'Europa, questa forse sul piano potremmo dire dei valori, dei principi, perché sostanzialmente la comunità internazionale abbraccia quella che era la posizione che l'Europa aveva messo per prima nell'agenda internazionale a partire dagli anni 70, in particolare con la dichiarazione di Venezia, cioè il fatto che senza risolvere e affrontare il nodo palestinese la pace in Medio Oriente sarebbe rimasta sempre una pace incompleta, una pace a metà. Ecco, negli anni 70, in cui gli Stati Uniti procedono, tranne una breve fase della presidenza Carter, procedono, no, sul lungo la via degli accordi bilaterali, no? C'è il trattato di pace tra Israele e Egitto, che ignora completamente il problema palestinese, l'Europa, quelli sono gli anni in cui dice no, questa è una pace incompleta, è una pace che non funziona. L'Europa lo fa per tanti motivi, a partire dalla questione petrolifera, no? Per porsi, diciamo, saldamente nel campo filo-arabo, però a livello, diciamo, di principi, di valori, è chiaro che da questo punto di vista l'Europa è stata una precorritrice dei tempi. Ecco, nel momento in cui la comunità internazionale abbraccia sostanzialmente quel tipo di schema, l'Europa è fuori, diciamo, dalla voce negoziale più importante. Quindi da questo punto di vista Oslo, secondo me, come doppia sconfitta. Oslo, come sapete, comincia sostanzialmente come un dialogo informale tra le parti, un po' con la regia del governo norvegese. All'inizio anche gli Stati Uniti sono fuori da questo processo, così come l'Europa. La differenza è che gli Stati Uniti riprendono rapidamente la guida del processo, no? La firma degli accordi di Oslo è la Casa Bianca sotto la regia di Clinton, ma gli Stati Uniti sono subentrati, diciamo, in quel processo che in realtà era nato come un classico esempio di diplomazia informale. L'Europa invece non riesce a riacquisire, diciamo, ad acquisire nessun ruolo centrale. E c'è un mese in particolare che mi sembra indicativo, che è il dicembre del 93. Gli accordi di Oslo sono del settembre. E nel dicembre del 93 ci sono, diciamo, due, diciamo, c'è quasi uno scontro plastico, diciamo, tra quelle che sono le speranze, le attese dell'Unione Europea e quella invece che è la realtà dei rapporti politici, dei rapporti di forza, no? C'è il Consiglio Europeo di Bruxelles, dicembre 93, che stabilisce che il Medio Oriente, il processo di Oslo, rappresentano una delle cinque aree di intervento della PESC e fissa anche l'obiettivo di un contributo attivo dell'Unione Europea al processo di pace attraverso mobilitazione di tutte le risorse politiche, economiche e finanziarie, anche politiche, quindi non soltanto economiche e finanziarie. Negli stessi giorni, in realtà, ci sono una serie di incontri fra il Presidente della Commissione Europea, Jacques Delors, e i vertici politici palestinesi e israeliani. Ci sono tre incontri sostanzialmente, uno con Arafat, uno con il ministro degli esteri israeliano Shimon Peres, l'altro con Yitzhak Rabin, che era il premier israeliano, in cui sostanzialmente emerge che nessuno
dei due interlocutori regionali, vuole fare dell'Unione Europea il suo punto di riferimento diplomatico. Ecco, quindi c'è questa chiara, diciamo, dicotomia che emerge, no, negli stessi giorni sostanzialmente. Questo vuol dire che l'Europa sparisce dal processo di pace? No, in realtà l'Europa riesce a ritagliarsi due spazi di manovra. Il primo è quello di payer, cioè di finanziatore del processo di pace e soprattutto dell'autorità palestinese. Si dice, diciamo, come formula tradizionale, che l'Europa fallisce nel ruolo di player, ma riesce in qualche modo ad avere una funzione in quello di payer. E questo forse è il ruolo più noto dell'Europa in quegli anni, cioè l'autorità palestinese, no, si costruisce in quegli anni soprattutto grazie ai finanziamenti europei. E poi la destinazione che fecero questi finanziamenti ovviamente è un discorso più complesso e diverso. L'altro binario, l'altro track su cui l'Unione Europea riesce a ritagliarsi un ruolo è quello, diciamo, di un'iniziativa collaterale al processo di pace, che è il partenariato euro-mediterraneo, no? Molto noto, cosiddetto processo di Barcellona, no? in cui c'è l'idea sostanzialmente di una iniziativa, diciamo, di soft security, quella del processo di Barcellona, che mette insieme cooperazione politica, di sicurezza, economica, culturale fra le due sponde del Mediterraneo, okay? E che si accompagni, diciamo, a quella invece processo più tradizionale di hard security, no? Che ambisce a far fare la pace a israeliani e paesi arabi e a israeliani e a palestinesi, sostanzialmente. L'idea europea in quegli anni, e forse in parte anche coltivata dagli Stati Uniti, è quella sostanzialmente di una sorta di burden sharing mediterraneo, no? Gli americani si occupano di mediare, diciamo, il tema principale, no? Lo scontro politico e militare che esiste fra Israele e paesi arabi e fra Israele e mondo palestinese. Gli europei accompagnano questa azione diplomatica e di sicurezza degli Stati Uniti con questa iniziativa, che è un'iniziativa, diciamo, multidimensionale. Questo collegamento lo rivendicano gli europei continuamente, e anche qui c'è un brevissimo estratto di un documento che volevo leggervi. È il ministro degli esteri francese Deschamps che dice che il partenariato euro-mediterraneo potrebbe esercitare una influenza positiva sui negoziati fra Israele e palestinesi, realizzando concrete azioni di cooperazione e operando in una prospettiva di lungo termine per stabilire una genuina partnership mediterranea. In quegli anni, nei documenti europei, compare come mantra il fatto che il partenariato euro-mediterraneo è l'unico forum internazionale in cui israeliani e palestinesi si parlano. Qual è qui però l'inghippo della questione? Che l'Europa aveva ritenuto di poter accompagnare, no, sul piano della soft security il processo di pace. In realtà però è chiaro che i due percorsi erano strettamente vincolati. Finché il processo di pace era nella sua fase virtuosa, allora era ragionevole mettere israeliani e palestinesi a parlare di iniziative di cooperazione economica, culturale e politica. Nel momento però in cui Oslo, diciamo, rivela quelli che sono i suoi limiti e si avvia verso il fallimento, è chiaro che anche tutto il contorno viene meno, quindi in realtà la prospettiva è un po' ribaltata rispetto a quella che avevano auspicato gli europei. E dico le ultime due cose perché penso siamo in chiusura. Nella prima metà degli anni 90, appunto, col processo di pace, diciamo, nella sua fase, diciamo, positiva, propositiva, l'Unione Europea riesce a ritagliarsi questo ruolo, per quanto limitato, no, vi dicevo, di payer più che di player. Nel momento in cui il processo di pace però entra in crisi, seconda metà degli anni 90, quindi quando si radicalizzano le posizioni dei due attori, e soprattutto quando entra in crisi la stessa logica del processo di pace, cioè quella logica di step by step, di costruzione progressiva, di fiducia dalle parti, che avrebbe dovuto portare poi a risultati concreti e significativi sul piano territoriale, quando questa logica qua si dimostra sostanzialmente inconcludente, allora è quello il momento in cui l'Europa sostanzialmente svanisce come attore. Quindi questo ci riconduce un po' a quella che può essere un paradigma con cui leggiamo la politica estera europea, cioè la politica estera europea può essere in qualche modo un valore aggiunto nel momento in cui il contesto internazionale o il contesto regionale consentono all'Europa di ritagliarsi questo ruolo. Ma nel momento in cui il contesto regionale, in questo caso, si radicalizza, l'Europa sostanzialmente non ha gli strumenti per agire come controforza rispetto a quelle che sono le dinamiche. E in questa fase di crisi del processo di pace ritroviamo un'altra dinamica tradizionale per l'Europa. Cioè l'Unione Europea presente sulle questioni, diciamo, di
chiamiamola ancora, diciamo, di soft security, quindi le prime elezioni palestinesi organizzate con il contributo organizzativo, finanziario, economico dell'Unione Europea. Però quando poi si riaprono i fronti caldi, no? Si arriva di nuovo si riaccende il confine fra Siria e Libano, quello è il momento in cui non solo l'Europa svanisce come attore diplomatico, ma è il momento in cui c'è un paese europeo, la Francia, che si connota per il suo protagonismo a volte disordinato e tutte le iniziative europee tra il 96 e il 97 per mediare, diciamo, di fronte a questo riaccendersi della crisi siriano-libanese sono iniziative francesi di stampo unilaterale senza nessun coordinamento con gli europei né tantomeno senza nessun riferimento alla PESCO. E questo che ovviamente fa infuriare i paesi europei. Possono le modifiche istituzionali in qualche modo colmare queste che sono le deficienze strutturali della politica estera europea? La storia è anche diciamo, l'esempio degli anni 90 ci dicono di no, perché a un certo punto viene nominato Moratinos come rappresentante speciale dell'Unione Europea in Medio Oriente, siamo nel novembre del 96, Moratinos in precedenza ambasciatore spagnolo, diciamo, in Israele, quindi grande conoscenza, grande esperienza sul campo, però di nuovo noi notiamo che le divisioni europee, anche sulla nomina stessa di Moratinos, c'era una serie di paesi fortemente contrari alla sua nomina, l'Olanda, la Gran Bretagna, la stessa Germania, altri paesi più favorevoli, e poi è quasi, diciamo, il riproporsi della logica tradizionale, diciamo, della subordinazione europea rispetto alle direttive americane. C'è un documento che ho rintracciato sugli archivi Clinton, in cui c'è il segretario di Stato Warren Christopher che interloquisce con una serie di leader europei, in cui li mette in guardia sul fatto che questa nuova, diciamo, figura politica che in qualche modo dovrebbe rappresentare la voce unica europea e Medio Oriente, non gli europei devono stare attenti a non inserirsi in maniera scoordinata nel peacemaking medio orientale in un momento così delicato. Perché, aggiunge un altro documento stavolta del Dipartimento di Stato, gli Stati Uniti costituiscono l'unico partner esterno indispensabile agli attori regionali coinvolti nella regione. Quindi ecco, questo è un po' il motivo, diciamo, dell'incipit con cui ho cominciato questa mia relazione, che sicuramente si inserisce in quello che è un po' la visione pessimistica sullo sviluppo di questa specifica dimensione dell'integrazione europea. In questo caso direi che i due fattori che citavo all'inizio della relazione contano entrambi, conta sicuramente la difficoltà dell'actorness internazionale dell'Europa di avere appunto di superare quelli che sono i suoi limiti storici, ma contano anche molto, diciamo, elementi di carattere regionale. In particolare per gli anni 90 è decisivo l'opposizione frontale di Israele a qualunque coinvolgimento europeo. Su questa scia poi, ovviamente, magari lo lasciamo per il dibattito, si può anche gli anni 90 e questi limiti dell'azione europea nel Medio Oriente possono anche dare ovviamente un quadro con cui poi interpretare quella che fu dal punto di vista europeo, la frattura del 2003, no? Quindi la frattura fra paesi europei e Stati Uniti di fronte alla decisione americana di invadere l'Iraq. Per ora mi fermo, grazie. Io ringrazio il professor Pulzer per questa interessante riflessione che mi porta solamente a due o tre accenni, poi chiamo gli altri relatori a venire qua alla Presidenza a riflettere su un atteggiamento fondamentalmente, diciamo, fondamentalmente filo-arabo, che poi rispecchia anche l'atteggiamento della politica estera italiana degli anni Ottanta, che è assolutamente una politica estera filo-araba, basta pensare all'azione del governo Craxi a riguardo, ma non solo. Ho apprezzato la carità di patria con la quale ha utilizzato il professor Pulzer sull'utilizzo da parte dello Stato nazionale palestinese e dei finanziamenti che provenivano dall'Unione Europea, che oggi è un grosso buco nero su come è stata utilizzata, e anche l'accenno al processo di Barcellona, che a 30 anni di distanza, partnership di cooperazione, in realtà sta mostrando un po' il tradimento. Sì, no, quello. Sembra un'Europa che riesce a dialogare
questi paesi sui temi della soft diplomacy, sui temi dei diritti umani, ma poi quando deve mettere in campo anche poi sugli aiuti economici, ovviamente barattati in cambio dell'applicazione dei diritti umani, in realtà però poi dopo si riesce ad avere uno strumento che è anche uno strumento di deterrenza, che poi il tema del convegno, non si può pensare di fare politica estera, credo che spetti a me dirlo, come ha dimostrato la storia, senza avere anche uno strumento di deterrenza. Assolutamente, è assolutamente impensabile, insomma, una cosa. Quindi niente, no, grazie, grazie ai relatori. Io invito i relatori a prendere posto tra il pubblico e chiamo Christian Frank e professor Daniele Pasquinucci a raggiungerci qua. Lei può restare, professor Chiarelli, se vuole può restare. Vuole andare. Ok. L'invito a sedere qua con noi. Professor Frank, adesso si è. Assentato un attimo. Ecco, adesso siamo in attesa che ritorni il professor Frank per riprendere questa seconda parte del convegno. E nell'attesa volevo associarmi ai ringraziamenti che ha fatto Silvio Berardi ai nostri due collaboratori che hanno consentito di realizzare questo convegno il cui insomma, attivismo e la cui iniziativa ci ha permesso di realizzarlo al meglio e anche di dare questo carattere internazionale a questo convegno. Alla fine è un convegno fondamentalmente italo-francese su questi argomenti, e quindi volevo ringraziare anch'io Matteo Napolitano e Marcello Ciola, Marcello Ciola per l'impegno che hanno profuso nella realizzazione del convegno. Ogni tanto la vecchiaia avanza e quindi ci sono momenti di affaticamento, di appannamento. Ora il professor Frank ovviamente ci ha abbandonato proprio nel momento in cui dovevamo iniziare, però adesso so che sta arrivando e ricordo a tutti, nell'attesa che ci sarà anche una seconda sessione domani mattina a partire dalle 9 fino all'1, insomma, fino al termine della mattinata, presieduta dalla professoressa Orrighe Aider Quercia, dove ci saranno altri relatori che affronteranno la questione non tanto come la stiamo vivendo oggi, insomma, più sul versante della politica estera, quindi della costruzione diplomatica dell'Unione Europea, ma anche da un punto di vista un po' più geopolitico, che è poi l'altro aspetto dei discorsi che ci stiamo facendo, che stiamo facendo questa sera. Professor Frank, prego. Non si preoccupi, tanto non andiamo particolarmente di fretta. Siamo in tempi anzi, fin troppo. Eh? Sembra quasi una cosa prussiana, sembra. È vero, una cosa quasi tedesca, sembra. Non franco-italiana, ma tedesca. No. Scusate le battute, ma insomma. Allora, io volevo presentare il professor Frank, Christian Frank, professeur ordinaire émérite dell'Université catholique de Louvain, ancien secrétaire della Trans-European Policy Studies Association, e il professore ha scritto una serie di volumi dedicati ovviamente all'integrazione europea. Volevo ricordare Les traités d'Amsterdam del 1998, l'Union européenne et la montée du régionalisme del 2009, e volevo ricordare anche che il professore è stato rédacteur chef di un'importante pubblicazione che sono gli Annales d'études européennes dell'Université catholique
de Louvain, che ha prodotto ben 8 volumi a partire dal 1996, dedicati proprio alle problematiche inerenti all'Unione Europea. Professor Frank, lascio a lei la parola, parli come crede, in francese, in italiano, insomma, veda lei, come vuole. Grazie. Allora, comincerò a parlare qualche parola in italiano, ma come sono un po' lento in italiano, in francese sarò un po' più veloce. Ma soltanto per cortesia e perché anche mi piace d'avere l'opportunità. Ah, l'ultima volta che ho fatto una lezione in italiano era a Bologna, dalla professoressa Luciana Rossi. Allora ho fatto una lezione, bon, 10 anni fa. Allora, di nuovo, provo di dire qualche parola in italiano per dire che il trattato di Maastricht ha 30 anni, firmato febbraio 92, entrato in vigore novembre 93, ma Maastricht non è un trattato isolato, fa parte di un'infilata di trattati. Partendo in filata, partendo dall'atto unico europeo fin all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, 1º dicembre 2009. Attraverso questa infilata di trattati c'è stato un regolare arricchimento dell'assetto giuridico della politica estera e di sicurezza. A proposito, il professor diceva, era giusto, abbiamo i mezzi giuridici, la competenza di fare di più. Abbiamo tutto nel trattato, a partire da Lisbona, che ha sviluppato la politica di sicurezza e di difesa. Soltanto tra l'assetto giuridico, l'assetto formale, di quello che po possiamo fare e l'attuazione di quello che possiamo fare, c'è un gap. E sono pienamente d'accordo con il professore Varsori che finalmente l'Unione Europea in materia di sicurezza e difesa non ha potuto fare granché. Sì, 30 missioni di Petersberg, ma che sono, da un punto di vista militare, di debole, enfin faible intensité. Allora mi propongo di ripercorrere, abbastanza veloce, i progressi fatti nei testi e concludendo sulla scarsa attuazione che ne è stato fatto. Il faut d'abord rappeler que la coopération politique européenne, laissons pour des souvenirs plus lointains les plans Fouché, c'est 1970 le rapport d'Avignon, diplomate belge en l'occurrence, bah, qui lance un processus où les ministres des Affaires étrangères peuvent se rencontrer une ou deux fois par an, coopération systématique sur les questions de politique étrangère. Et c'est avec cela qu'on va vivre jusqu'à l'acte unique européen. Et je voudrais rappeler deux choses. L'acte d'Helsinki a été signé pour l'Italie par Aldo Moro, mais aussi en qualité de président du Conseil de la communauté. Et donc, il y a eu une participation active de la communauté européenne, et en particulier de la Commission, à l'époque où les Américains s'intéressaient prévalemment à les MBFR, la réduction des forces. Deuxième document important, c'est justement concernant le Medio-Orient, la déclaration de Venise de l'Union européenne, de la communauté, parlant du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. C'était un texte fort qui a suscité une très vive irritation américaine. Et puis après quoi? Mais il y a la crise, comme le rappelait Antonio Varsori, il y a la crise des euromissiles. Et les ministres des Affaires étrangères des neuf qui ne peuvent pas parler entre eux de la crise des euromissiles parce que les Irlandais sont neutres et disent We don't speak about within the framework of the European Community. Je me rappelle le ministre belge des Affaires étrangères déclarant
ministre des Affaires étrangères de la communauté, nous pouvons parler du prix du lait, parce que les ministres des Affaires étrangères avaient encore les affaires générales à cette époque-là. Nous pouvons parler du lait, mais nous ne pouvons pas parler des SS-20. Et c'est d'ailleurs pourquoi, parallèlement, l'UEO, dont on a aussi parlé tout à l'heure, a été d'une certaine façon réévaluée, relancée. C'était la Belle au bois dormant, on la réveille, et il y a une déclaration de Rome, 84, une plateforme de La Haye, 87. Désormais, au fond, l'UEO est relancée tant que l'Union européenne ne peut pas assumer la dimension de sécurité et de défense. Alors, justement, l'acte unique européen va-t-il permettre de faire un pas significatif ? Acte unique. Pourquoi unique ? Why single European Act ? Mais parce qu'on allait tout doucement vers deux traités. Je rappelle que cette conférence a été lancée grâce au Conseil européen de Milan, l'obstination de Craxi-Andreotti et le conseil juridique de la délégation belge qui a dit, écoutez, on peut à la majorité simple décider de la convocation d'une conférence intergouvernementale. Madame Thatcher était furieuse, mais voilà, on l'a fait et juridiquement il y avait des arguments pour le faire. On a s'acheminé vers une révision, la première révision importante des traités communautaires pour pouvoir passer vers le marché unique. Et puis il y avait un traité qui aurait été un traité supplémentaire que Genscher et Dumas avaient concocté ensemble sur la politique étrangère et de sécurité. À la fin, on a dit non, c'est pas possible de faire deux traités et de disjoindre le communautaire et la politique étrangère, alors que nous devons aller vers l'Union européenne qui globalise le communautaire et l'intergouvernemental. Alors finalement, c'est devenu l'article 30 de l'acte unique européen. En matière de sécurité, on peut parler des aspects politiques, économiques de la sécurité. Les Irlandais sont là pour dire pas un mot sur les aspects militaires. Alors après l'acte unique va venir le grand moment de Maastricht. Vous savez que Maastricht, le traité, donc est issu au fond de deux conférences intergouvernementales, l'une sur l'union économique et monétaire. Il faut rappeler que l'union économique et monétaire n'est pas seulement le fruit de la réunification allemande, comme on le dit souvent, c'est le prix payé par l'Allemagne pour. Ça a aidé à accélérer la marche vers la monnaie unique. Mais le processus d'avoir une monnaie unique est lancé bien avant la chute, enfin avant la chute du mur de Berlin. Le Conseil européen de Hanovre charge Jacques Delors et les banquiers centraux de faire un rapport sur la monnaie unique. Et donc le processus était engagé particulièrement à Madrid en juin 89, alors que les événements à l'Est vont venir quelques mois plus tard. Mais il y a aussi une deuxième conférence intergouvernementale exigée, demandée par Kohl, les Allemands. Il faut l'union politique, pourquoi ? Parce que pour convaincre les Allemands d'abandonner le Deutschmark, il faut leur faire comprendre qu'il y a un lien politique substantiel qui s'établit. Et donc, curieusement, sur la politische Union, il va y avoir une forte pression qui vient du côté allemand. Mais qu'est-ce que l'union politique ? Alors, il y a à Dublin, en juin, c'était en avril, 90, il y a un débat assez amusant. Madame Thatcher dit, mais qu'est-ce que c'est l'union politique ? Et Andreotti, ben, on n'a pas besoin de la définir maintenant, puisqu'on va la définir dans la conférence intergouvernementale. Alors, Madame Thatcher dit, if political union means the queen remains the queen, Westminster remains Westminster, NATO remains NATO, I fully support your political union. Bon, ça, c'était la personnalité, n'est-ce pas, acerbe de Madame Thatcher. C'est vrai que l'union politique n'avait pas de définition doctrinale consolidée. Ça a été une corbeille, une basket. On y met une série de choses, dont la politique étrangère et de sécurité commune. Parlons de cette politique étrangère et de sécurité commune, dans laquelle le mot « défense » fait son « conceptual breakthrough », sa percée conceptuelle. Et ça, c'était une victoire allemande, mais supportée, soutenue par la France, l'Italie, les Belges aussi. Donc, il y a cette phrase tout à fait spécifique, n'est-ce pas ?
La politique étrangère et de sécurité commune comprend la définition progressive d'une politique de défense qui pourrait conduire à une défense commune. Bon, il y a une exégèse que l'on peut faire. Politique de défense, c'est à peu près l'UEO. Défense commune, c'est à peu près l'OTAN. Mais voilà, il fallait lire entre les lignes. Et en attendant, l'UEO qui a été revitalisée, c'est elle qui va mener d'éventuelles actions qui ont des implications militaires. Le mot militaire, c'est seulement encore, n'est-ce pas, laissé pour des activités de l'UEO. Et on sait que les Danois vont obtenir un opting out de ces implications militaires qu'ils ont levées seulement il y a quelques mois dans un référendum. Sur le traité de Maastricht, on en est la percée du mot défense. C'est une percée conceptuelle qui n'a pas encore de conséquences pratiques. Il y a un point très important, je trouve, qui n'est pas dans le chapitre PESC. C'est l'entrée dans le traité de Maastricht des sanctions commerciales et économiques pour motifs politiques. C'est l'article 301 du traité instituant la Communauté européenne. Et au fond, cette politique des sanctions va devenir le principal levier, le principal instrument d'action politique de l'Union européenne. Maastricht, pourquoi Maastricht entre en vigueur en novembre 93 et en mars 96, présidenza italiana, on recommence une conférence intergouvernementale. Pourquoi ? Parce que Kohl avait dit Maastricht est insuffisant en termes de political union. Et donc on avait dit, Herr Bundeskanzler, oui, nous allons faire une nouvelle conférence intergouvernementale pour densifier la dimension d'union politique. Alors il va y avoir par la suite bien d'autres sujets qui vont entrer dans l'ordre du jour d'Amsterdam. Mais finalement, ce qui est important dans le traité d'Amsterdam, c'est qu'on décide que les fameuses missions de Petersberg, définies d'abord à l'UEO, dans ce château au-dessus du Rhin, n'est-ce pas, près de Bonn, ces missions de Petersberg sont en partie reprises par l'Union européenne qui en décide le lancement, mais c'est encore l'UEO qui va les exécuter militairement. Vous voyez la difficulté de faire des pas en avant dans ce domaine. Il y a une autre chose importante aussi. Dans le traité d'Amsterdam apparaît l'abstention constructive. Car jusqu'à présent, toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité. Jacques Delors avait dit, mais ça ne marchera pas à l'unanimité, il y a des pays qui ne pourront pas accepter. Alors il faut leur donner la possibilité d'une abstention constructive. On invente aussi, parce que ce sera une ritournelle, comment mettre un peu de majorité qualifiée dans la politique étrangère. Alors là, il y avait le collègue, le professeur Berardi, a parlé de Delbos, la question de la majorité qualifiée. Il y a toujours un groupe de pays, l'Italie d'abord, les Beneluxiens aussi. Et alors, victoire, il y a un petit... Écoutez, victoire, laquelle ? Dans le cas où le Conseil européen, n'est-ce pas, décide d'une stratégie commune, alors les actions et positions communes qui en suivraient, stratégie commune décidée à l'unanimité, les actions communes et positions communes pourraient être à la majorité qualifiée. Ça n'a jamais marché, on ne l'a jamais fait, mais victoire symbolique pour certains. Amsterdam, pourquoi après Amsterdam, Nice ? Très vite. Parce qu'au fond, le grand enjeu d'Amsterdam, ce n'était plus la question de l'UEO, et qui, la question... Oui, j'ai oublié de dire pourquoi est-ce que l'UEO était si importante. Parce qu'un certain nombre de pays pensaient qu'en 1998, 50 ans après la signature du traité de Bruxelles, on pourrait abolir l'UEO. Et donc, un certain nombre de pays, mais il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, pas les Hollandais, ça, on les connaît bien, nous, dans le Benelux, pas les Hollandais, mais les Belges, les Luxembourgeois, ça dit, on va abolir l'UEO et on va réintégrer l'UEO dans l'Union européenne. Ah oui, mais quelle est la pierre d'achoppement ? L'article 5, c'est-à-dire le fameux article sur la
défense mutuelle. Si un pays subit une agression, les autres lui portent aide et assistance par tous les moyens militaires et autres. Vous entendez les Autrichiens, les Suédois, les Finlandais, les Irlandais. Une meugle, je crois, possible dans toutes leurs langues respectives. Et donc, finalement, voilà pourquoi, au fond, simplement, on a dit l'émission de Petersberg, l'Union, en décide le principe politique, mais l'exécution sera faite par l'UEO. Alors, dans le traité de Nice, on fait un pas de plus. Le traité de Nice, finalement, était essentiellement voué à solder les fameux les non-résultats institutionnels, les leftovers, comme on disait, institutionnels d'Amsterdam. On allait élargir l'union des 9 vers 25, déjà 15, mais vers 25, 27, réforme institutionnelle qui ne se fait pas à Amsterdam et qui se fait difficilement, à Nice. Mais enfin, à Nice, il y a quand même quelques progrès notables en ce qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune. Il y a notamment la création d'un comité politique et de sécurité composé d'ambassadeurs, alors que le comité politique précédent était composé des directeurs généraux. Ce n'est pas grand-chose. Il y a aussi la création, non pas dans le traité, mais décision du Conseil, le comité militaire, dont nous aurons représentant, je crois, demain, et aussi d'un état-major européen. Pourquoi ? Parce qu'à Nice, on décide cette fois-ci que l'UEO a fini pratiquement d'exister et que l'Union européenne sera compétente pour décider de lancer les missions de Petersberg et pour les exécuter. Et là, il y a un pas qui est fait désormais, n'est-ce pas ? L'UEO se retire de la scène et l'Union prend en main sa fameuse politique européenne de sécurité et de défense. Mais ce traité « Nice is not nice », ironise la presse anglaise, bon, c'était facile, n'est pas, le résultat institutionnel est extrêmement compliqué. Et donc, tout de suite, en même temps, on termine la négociation, une déclaration 23 sur l'avenir de l'Europe, on va faire mieux la prochaine fois. Et la prochaine fois, c'est évidemment la tentative, n'est-ce pas, de transfiguration des traités en constitution européenne. Et c'est le grand processus, la convention, traité de Rome 2, signé le 24 octobre 2004, mais c'est le projet de traité établissant une constitution pour l'Europe est finalement empêché par les référendums en France et aux Pays-Bas. S'ensuit une période de réflexion dont on ressort avec le traité de Lisbonne. Et le traité de Lisbonne est l'épilogue de la saga. La saga, une histoire épique à plusieurs épisodes. Alors, le traité de Lisbonne est donc ce avec quoi nous vivons aujourd'hui. Et je ne reviens pas sur les résultats du traité constitutionnel. On sait bien que dans le traité de Lisbonne, tout ce qui était de nature constitutionnelle a été supprimé, y compris d'ailleurs le titre de ministre des Affaires étrangères du haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité, mais tous les acquis substantiels de la Constitution sont dans Lisbonne. Et là, d'ailleurs, la politique européenne de sécurité et de défense devient la politique de sécurité et de défense commune. Le mot « européen » est supprimé, puisqu'évidemment, c'était une politique de l'Union européenne. Apparaît le président du Conseil européen, qui a quand même le dernier mot sur la politique étrangère. Le haut représentant a un double chapeau, le fameux double head, donc il est à la fois haut représentant et en même temps vice-président de la Commission. En plus, il préside une formation du Conseil qui s'appelle Conseil Affaires étrangères et politique de sécurité. Bon, ce sont toutes des modifications qui, en matière de prise de décision, peuvent améliorer les choses. La nomenclature des missions de Petersberg est élargie au thème du désarmement, de la prévention des conflits, de la stabilisation en fin de conflit. Mais on ajoute que les missions de Petersberg ne sont pas seulement
accomplie avec des moyens militaires, mais aussi des moyens civils. Et ça, ça va être un glissement, parce que les Scandinaves, hein, c'est eux qui ont introduit le concept de mission civile. Et la majorité des missions de Petersberg, comme l'a dit Antonio Varsovi, ça va être des missions, d'ailleurs, civiles, qui ne sont pas diminuées d'importance. Venons-en maintenant à nous interroger tout ça pour ça. Tout ça pourquoi ? Au fond, est-ce qu'à travers cet enrichissement de l'assetto giuridico, l'Union européenne est-elle devenue un acteur de premier rang dans les crises internationales ? Et je vais, pour conclure, avec simplement le... Oui, non, je m'excuse, j'ai oublié de dire quand même qu'il y avait un aspect très important dans le traité de Lisbonne, c'est qu'enfin la clause de défense mutuelle avait été incluse dans le traité. C'est le fameux article 42.7 qui dit, si en cas d'agression armée, n'est-ce pas, d'un des États membres, les autres doivent aider assistance. Mais, attention, le même article, ça on retrouve pratiquement le traité de Bruxelles, article 5, ajoute, attention, ceci n'affecte pas la politique de sécurité et de défense de certains États membres, ça veut dire que les neutres peuvent dire nous ne sommes pas concernés, et pour ceux qui sont dans l'OTAN, c'est le traité de l'Atlantique Nord qui reste le fondement de la défense de ces pays membres de l'OTAN. Ça veut dire, en fait, n'est-ce pas, que cet article 42.7 était en fait, je dirais, de la symbolique politique. Si on a une Union européenne qui a une forte densité politique, on doit avoir le principe philosophique de s'entraider s'il le fallait. Par quels moyens ? Ben, y a l'OTAN qui est là. Et alors quand vous voyez que les Finlandais et les Suédois viennent de rejoindre l'OTAN maintenant, et alors, chose surprenante, est-ce que cet article 42.7 a jamais servi ? Oui, dans le cas où il ne l'aurait pas dû. C'est-à-dire que quand il y a eu les attentats de Paris, Stade de France, Bataclan, attentats terroristes, Lisbonne avait un article prévu, clause de solidarité, article 222 traité sur le fonctionnement de l'Union, qui dit attaque terroriste ou perturbation climatique, solidarité. Alors on se dit, attaque terroriste, c'est pas 42.7, mais c'est 222. Eh bien non, parce qu'évidemment l'Union européenne a aussi le génie, n'est-ce pas, de concocter des procédures comitologiques, et c'est extrêmement compliqué, et les Français ont dit on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça, n'est-ce pas, parce qu'on ne va rien faire pendant un an. Donc, on a recouru à l'article 42.7, c'est-à-dire la défense mutuelle, pour un cas qui ne correspondait pas, oui, à une agression sur le territoire, mais qui n'était pas le fait d'un État tiers. Voilà la seule utilisation qui a été faite. Alors, je termine avec l'évaluation. Au fond, avec tout cet assetto giuridico, l'attuazione politico-militaire. Bon, il y a eu des missions de Petersberg, elles ne sont pas négligeables, mais enfin, elles sont de faible intensité militaire. La gestion des crises au moyen des forces de combat est la mission la plus forte militairement. Never done. Il y a eu quand même, il ne faut pas mépriser, les médiations européennes. La médiation, par exemple, de Sarkozy sur la crise en Géorgie en 2008, ce n'est pas rien. En Yougoslavie en 2001, alors que l'Union européenne, Poos, De Michelis et le Hollandais Vandenbroek ont dit « c'est l'heure de l'Europe et pas des États-Unis », ben, ça a été l'heure de l'ONU, n'est-ce pas ? C'est l'ONU qui a envoyé des forces et l'Union européenne qui est venue après. Kosovo, on en a parlé, 1999, c'est l'OTAN qui intervient, et puis finalement une opération Althea qui aura lieu, n'est-ce pas, quand les Américains sont obligés d'intervenir davantage en Afghanistan. Alors on dit aux Européens, reprenez la mission SFOR de stabilisation des forces Kosovo. Médiation européenne, elles ne sont pas dépourvues de signification. J'ai dit, il y a eu... Sarkozy qui a quand même arrêté, n'est-ce pas, la progression des troupes russes jusqu'à Tbilissi. Il y a eu Hollande et Merkel au nom de l'Union qui ont négocié en 2015 les accords de Minsk sur Ukraine-Russie. Et il y a eu
un travail de longue haleine qui a été la médiation de l'EE3, Europe 3, c'est-à-dire Allemagne, Royaume-Uni et France, plus la Commission, sur le nucléaire iranien. Ça, ce sont quand même des missions de médiation internationale. Pour le reste, il apparaît que l'Union européenne a été largement une puissance auxiliaire avec un appui de second rang dans les crises à chaud. Alors, est-ce qu'il faut s'en scandaliser sans... Bon, écoutez, l'Union européenne n'était pas née pour être une puissance militaire et elle est capable désormais d'agir militairement à un niveau qui reste modeste. Mais ce qui est plus inquiétant pour moi, c'est que l'action extérieure de l'Union, le traité constitutionnel et le traité de Lisbonne avaient pour la première fois dit l'action extérieure de l'Union est un tout. Commerce, coopération, développement, environnement international, sécurité, défense, c'est l'action extérieure de l'Union. Les grands moyens, c'est évidemment la politique commerciale, l'aide au développement. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est que non seulement les performances, l'attuazione en matière de sécurité et de défense n'est pas impressionnante, mais c'est le recul de l'Union. Vous avez évoqué le processus de Barcelone. Il n'en reste plus grand-chose. En Algérie, au Maroc, les Russes et les Turcs sont plus présents que les Français. En Syrie, nous n'avons rien eu à dire. En Libye, oui, au début. Nous avons été, n'est-ce pas, quand l'Union européenne a reconnu le Conseil national de libération, n'est-ce pas, comme l'interlocuteur valable, il y a eu une présence européenne forte. Et puis c'est finalement l'OTAN qui a mené, n'est-ce pas, l'estocade au régime Kadhafi. Et une chose, une image forte, je n'ai pas les mêmes photos que le professeur Varsori, quand il y a une réunion à Berlin, n'est-ce pas, sur qu'est devenue la crise syrienne, il y a 7 Européens autour de la table. Parce qu'il faut toujours aussi avoir von der Leyen, ou c'était peut-être encore Juncker, ou non, c'était von der Leyen, c'était 2020, Charles Michel, président du Conseil européen, le français, l'italien, l'allemand et l'anglais. Mais qui a parlé? Le turc, le russe, l'américain. 7 Européens, et sur, au fond, la Libye, nous n'avons plus rien. Enfin, nous pouvons parler, mais ça ne compte plus. Ce qui compte, les Américains avec Trump sont partis, Turcs et Russes sont. Alors, le Méditerranéen, et moi qui étais enseignant à Ouagadougou, n'est-ce pas, qui est une particularité, parce que je pense être le seul à avoir été enseigné à Ouagadougou dans cet assistant, la fameuse convention de Lomé, j'ai participé à la négociation de Lomé 1 et Lomé 2. Et écoutez, en Afrique, Lomé qui était notre fer de lance, nous sommes en pleine retraite. Et donc, Monsieur le Président, ma conclusion, c'est que pour le moment, non seulement la politique européenne de sécurité et de défense n'a pas performé comme elle aurait pu le faire. Les textes sont là. La réalité politique ne répond pas. Mais c'est l'ensemble de l'action extérieure de l'Union qui est en recul. Romano Prodi avait dit en lançant, n'est-ce pas, la politique de voisinage, nous allons être entourés de « a ring of friends ». J'ai rencontré quelquefois Prodi à Bruxelles, c'était charmant. Mais qu'est-ce que nous avons autour de nous maintenant? Alors c'est Prodi lui-même qui l'a dit, le « ring of friends » est devenu « a ring of fibres ». Je vous remercie. Ringrazio il professor Frank per questo intervento che certo non aumenta l'ottimismo sull'azione, non solo sulla difesa, quindi sullo strumento militare, ma anche sull'azione di politica estera. Sono d'accordo sulla valutazione che ha fatto per quanto riguarda il Nord Africa, dove poi accanto ai russi e ai turchi c'è anche una presenza cinese ormai anche in Algeria abbastanza forte, come in tutta l'Africa, ma si sta avvantaggiando anche sul Nord Africa, dove effettivamente le potenze occidentali, la Francia ma anche l'Italia, sono ormai in una posizione assolutamente difensiva. È probabile che abbia inciso, se vogliamo insomma dare una giustificazione a questa Europa, abbia inciso anche un po' la crisi del 2008, che sicuramente ha
ha fatto ripiegare l'interesse europeo più su questioni interne, però certo è chiaro, il processo di Barcellona sì, no, ma penso anche appunto all'Italia che è assente dalla Libia ormai, cioè, gioca un ruolo assolutamente, assolutamente minoritario, e questo è però dà l'idea di questa incapacità della politica estera europea. E ha fatto bene a mettere in evidenza come, poi lascio la parola a Daniele Pasquinucci che adesso vado a presentare, come in realtà dal punto di vista giuridico tutto funziona, tutto è abbastanza, cioè funziona, insomma, formalmente magari va tutto a posto, ma poi dopo dal passare dal dato formale al dato poi della realtà politica, come spesso capita, ce ne vuole sempre. Questo è un dibattito che facciamo anche col professor Chiarelli, che è un esperto, non so, professore di diritto costituzionale, quindi lo sa bene come poi c'è un divario tra la politica dei fatti e poi la politica formale delle costruzioni giuridiche. Però mi taccio perché adesso stavo parlando un po' troppo. Volevo presentare l'ultimo ospite prima delle conclusioni, che è venuto a trovare oggi, che rivedo con piacere dopo un altro appuntamento che abbiamo fatto qua a Roma, che è il professor Daniele Pasquinucci, che è professore ordinario di storia delle relazioni europee, di storia delle relazioni internazionali, scusate, presso l'Università di Siena. E volevo ricordare alcune dei suoi lavori, perché il professor Pasquinucci si è concentrato molto sia dal punto di vista della storia delle relazioni, ma anche da un punto di vista proprio politico sull'Unione Europea, tant'è che voglio ricordare alcuni lavori, per esempio Contro l'Europa, che ha scritto insieme a Luca Verzichelli nel 2016, che analizza proprio questo euroscetticismo nei confronti del processo dell'integrazione, un altro volume che ha curato insieme a Lorenzo Meghi nel 2018, Integrazione Europea e trasformazioni socio-economiche appunto dell'Unione, e da ultimo un altro proprio sulla costruzione europea, che è i progetti di costruzione europea dall'assemblea ad hoc alle dichiarazioni di Laeken del 2003, e infine Uniti dal voto, storia delle elezioni europee 1948-2009 del 2013. Quindi vedete che parla qua con noi una persona che è esperta non solo della costruzione europea nel senso più specificatamente giuridico e del versante delle relazioni internazionali, ma posso dirla anche da un punto, so che è un termine brutto questo da dire a uno storico, anche un po' dal punto di vista politologico, so che questo è un termine che noi storici aboriamo, però insomma mi sembra che il centro di alcune riflessioni vertono anche su questi aspetti. Il titolo dell'azione del professor Pasquinucci è Tempi difficili, l'evoluzione della PSDC 2014-2022, quindi arriviamo proprio sono sull'attualità. Che è detto di questi tempi, peso un malinteso. Naturalmente anche io ringrazio con molto piacere i colleghi Ungari, Berardi, Napolitano e Ciola per avermi invitato a questo interessante convegno. E, diciamo che alla conclusione, ma forse anche nel corso, se riuscirò ad essere chiaro, nel corso della mia esposizione risulterà abbastanza chiaro che anche io ho più di un motivo, diciamo, per diffondere un certo pessimismo sulla PSDC, diciamo, e più in generale sulla politica estera e di sicurezza comune della Unione Europea. E il mio tentativo è quello di ricostruire nel periodo che va dal 2014 ai giorni nostri il macchinoso tentativo di sviluppare questa politica di sicurezza e di difesa comune, che come vedremo si è sviluppata su vari piani, su vari livelli e con vari tentativi non sempre molto ben coordinati fra di loro e non sempre, direi quasi mai, efficaci, almeno se commisurati alle ambizioni, alle aspirazioni, agli obiettivi di partenza. E per sviluppare il mio argomento vorrei partire dal Consiglio europeo del giugno del 2016, quando l'allora alto rappresentante, l'italiana Federica Mogherini, ha presentato la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea. Quel documento era il frutto di un lungo lavoro, era stato avviato in realtà nel 2014, dopo che nel dicembre dell'anno precedente i capi di Stato e di Governo dell'Unione, il Consiglio europeo,
avevano invitato appunto l'alto rappresentante a valutare l'impatto dei cambiamenti, dei molti cambiamenti nel contesto globale e a riferire al Consiglio stesso nel corso del 2015, anche in previsione della revisione generale della strategia di sicurezza dell'Unione che ormai risaliva al 2003, quindi a un'epoca ormai lontana e completamente passata. Nell'ambito della sicurezza e della difesa, la strategia globale promossa da Mogherini muoveva dalla consapevolezza della necessità di un adeguato livello di ambizione e di autonomia strategica, così si diceva, quali prerequisiti entrambi indispensabili per dotare l'Europa unita finalmente della capacità di promuovere la pace, di salvaguardare la sicurezza all'interno e all'esterno delle sue frontiere, di essere un attore realmente efficace nello scenario internazionale. Per quale ragione occorreva un salto di qualità? Ovvero per quale ragione occorreva mostrarsi e magari anche essere ambiziosi ed aspirare ad un'autonomia strategica, fermo restando, ovviamente vorrei dire, lo stretto legame e il coordinamento tra l'Unione Europea e la NATO, ribaditi peraltro in una dichiarazione congiunta NATO-Unione Europea, prodotta dopo il vertice dell'Alleanza Atlantica che si era svolto a Varsavia, in Polonia, nel luglio del 2016. La risposta a questa domanda, cioè la risposta alla necessità, alla domanda relativa alla necessità di elevare le ambizioni e le aspirazioni e le realizzazioni concrete della Unione in quell'ambito, può essere trovata in un passaggio del discorso di Mogherini, discorso con il quale introduceva appunto ai membri del Consiglio europeo la sua strategia globale. E cito dal testo della Mogherini, dal discorso della Mogherini. La finalità e persino l'esistenza della nostra Unione sono messe in discussione. Tuttavia i nostri cittadini e il mondo necessitano più che mai di una Unione Europea forte. Le crisi all'interno e al di là delle nostre frontiere incidono direttamente nella vita dei nostri cittadini. In tempi difficili, un'Unione forte è un'Unione che pensa in modo strategico, condivide una visione e agisce unita. Questo è vero a maggior ragione dopo il referendum britannico che, come sapete, si era svolto proprio pochi giorni prima. I tempi erano quindi quasi drammatici, si parlava appunto di una crisi esistenziale, di una possibile disgregazione dell'Unione Europea. E questi tempi erano resi forse ancora più drammatici se volgiamo lo sguardo al passato, perché la Brexit era del giugno del 2016, ma prima della Brexit c'erano stati altri momenti critici, non necessariamente sviluppatesi all'interno dei confini comunitari, ma che in qualche modo rappresentavano elemento di preoccupazione evidentemente per l'Unione. Faccio riferimento, come naturale, ai fatti avvenuti in Crimea nel 2014, l'annessione illegale non riconosciuta dalla Unione Europea della Crimea e la destabilizzazione dell'Ucraina orientale. Faccio riferimento, tornando ancora un po' indietro, ma non troppo, alla proclamazione del califfato in Iraq e in Siria, prima ancora le primavere arabe esplose nel 2010-11, alla grave crisi migratoria e all'ancora più grave crisi di attentati terroristici che avevano insanguinato la Francia e poi anche altri stati dell'Unione Europea, dell'Europa, a partire dal 2015. Ora, questo contesto, che era un contesto evidentemente, ripeto, altamente drammatico, imponeva un cambiamento del profilo complessivo dell'Unione e compresa naturalmente la sua politica di sicurezza e di difesa comune. E in questo quadro la strategia globale fissava alcuni obiettivi che, ripeto, almeno sulla carta erano estremamente importanti e rilevanti. Il primo era il rafforzamento della capacità di risposta rapida, con il potenziamento della schierabilità e della interoperabilità delle forze e con la eliminazione degli ostacoli di varia natura, politici, finanziari, giuridici o di altro genere, che impedivano lo schieramento di gruppi tattici e si frapponevano alla costituzione della forza militare, riducendo l'efficacia delle operazioni dell'Unione Europea. Il secondo era rappresentato dalla razionalizzazione della struttura istituzionale e in particolare dalla verifica della possibilità di facilitare le cooperazioni rafforzate tra Stati membri nell'ambito della sicurezza e della difesa.
Il terzo obiettivo, e qui si riprendevano alcune sollecitazioni che erano contenute in una comunicazione della Commissione europea, era la messa a disposizione di maggiori investimenti e solidarietà in materia di antiterrorismo. Sarebbe stato necessario incoraggiare una maggiore condivisione di informazioni tra gli Stati membri e una più intensa cooperazione tra gli Stati membri nell'ambito della intelligence per appunto combattere il terrorismo. Spazio, infine, era dato a un tema evidentemente oggi di grande attualità, ma anche allora piuttosto rilevante, ovvero la sicurezza energetica. Su quest'ultimo punto, in particolare, la strategia globale della Mogherini puntava sulla diversificazione delle fonti energetiche dell'Unione Europea, delle sue rotte, delle sue forniture, dei suoi fornitori e in particolare nel settore proprio del gas. Si auspicava il consolidamento delle relazioni con paesi produttori di energia e di transito affidabili, sostenendo inoltre la creazione di infrastrutture che consentissero, di diversificare le fonti che raggiungevano i mercati europei. Ora, questo documento presentato da Mogherini pareva voler risollevare in tempi appunto difficili una politica che fino allora era apparsa piuttosto insoddisfacente, e le relazioni che mi hanno preceduto lo confermano. Insoddisfacente nei risultati più che nei presupposti o nelle aspirazioni. La delusione tempi di Mogherini scaturiva anche dalle speranze, si è parlato prima del divario tra attese e risultati, che scaturiva questa delusione da quanto promesso in qualche modo dal Trattato di Lisbona, che pareva invece prefigurare, come sappiamo, una fase nuova e promettente per la politica di difesa e di sicurezza dell'Unione Europea. Tuttavia, come è noto, la fase post-Lisbona è una fase che alcuni studiosi, per quanto riguarda la politica di difesa e di sicurezza, hanno definito letargica. Questa politica entra in una sorta di sonno da cui non sembra a lungo ridestarsi. Ciononostante, possiamo dire fin da ora, e ci tornerò alla fine del mio intervento, che nel tentativo di Mogherini di ridestare da un certo torpore la politica di difesa e di sicurezza comune è possibile vedere i segni dell'aporia che avrebbe reso quel tentativo, così come i tentativi precedenti e quelli che saranno successivi alla Mogherini, un tentativo sostanzialmente vano, almeno se commisurato, torno a dirlo, alle ambizioni espresse. La strategia globale, infatti, non poteva che muovere dal riconoscimento della volontà da parte degli Stati di preservare la loro sovranità in materia di difesa. Stando così le cose, ciò che il documento auspicava era una loro più pronunciata disponibilità a, cito, orientarsi di norma alla cooperazione. L'approccio volontario alla cooperazione in materia di difesa deve tradursi in autentico impegno. Il suggerimento che veniva offerto a tal fine era l'effettuazione di un processo di riesame coordinato annuale nell'ambito dell'Unione Europea per discutere a proposito dei piani di spesa militare degli Stati membri, con l'obiettivo di conferire maggiore coerenza alla pianificazione della difesa e allo sviluppo dei relativi strumenti e capacità operativa. Non esattamente, direi, una procedura rivoluzionaria nel processo decisionale che governava la PSDC. E vorrei sottolineare come alla cooperazione ben si applichi un aforisma, quello di Charles de Gaulle, che oggi potremmo considerare politicamente scorretto, e me ne scuso. Charles de Gaulle, parlando dei trattati internazionali, diceva che questi trattati durano, sono come le rose e le giovani fanciulle, durano finché durano. Ecco, la cooperazione tra Stati dura finché dura, cioè finché conviene agli Stati, ma naturalmente non permette quel salto di qualità che era auspicato da Mogherini e da anche prima di Mogherini, evidentemente. La conferma implicita del limite della cooperazione volontaria venne dalla Commissione europea, che si inserì nel dibattito sulla PSDC con una comunicazione prodotta alla fine del novembre del 2016. In essa si chiariva che la nascita di una vera difesa comune era necessaria a scopo deterrente per rispondere alle e proteggersi dalle minacce esterne, ma era pregiudicata dalle scelte autonome e non coordinate compiute dagli Stati membri, che ad esempio comportavano
mancato coordinamento comportava una insufficiente collaborazione nell'ambito industriale, a livello industriale. L'Europa, lamentava la Commissione, considerata collettivamente, occupa il secondo posto nel mondo per la spesa militare, ma è distaccata dagli Stati Uniti e soffre di inefficienza della spesa a causa di duplicazioni, mancanza di interoperabilità e divari tecnologici. Ora, è solo apparentemente un paradosso il fatto che le tensioni e le minacce di varia natura, come abbiamo visto, la sicurezza, abbiano rappresentato al contempo una leva per la elaborazione della strategia globale che ho prima ricordato e una ragione per una sua precoce obsolescenza. Da un lato questo non sorprende. Come spesso è accaduto nella storia dell'integrazione europea, sono i momenti connotati da crisi e tensioni a innescare processi di approfondimento dei vincoli comunitari. Ma allo stesso tempo, l'evento che coincide temporalmente con quel documento, ovvero la Brexit, rappresenta una crisi peculiare, anche a causa del suo impatto, soprattutto a causa del suo impatto. L'abbandono dell'Unione da parte della Gran Bretagna, che certuni, lo ricorderemo, consideravano come il preannuncio di una possibile disintegrazione dell'Unione Europea, non ha solo rappresentato uno shock esistenziale per una eurosfera abituata a vedere aumentare il numero dei propri membri e a considerare se stessa, e questo è non meno importante, come il frutto di un percorso evolutivo e lineare e quindi un percorso scritto nel destino. La Brexit ha significato anche una perdita secca in termini di potenza collettiva, di influenza geopolitica e di ampiezza dell'azione internazionale dell'Unione Europea. Al contempo, anche per reagire a questo sviluppo del tutto inatteso, come vedremo, oltre che per gli spazi aperti dalla fuoriuscita di uno Stato quasi sistematicamente contrario a un approfondimento di quei vincoli di cui parlavo prima, è stato possibile una crescita, uno sviluppo ulteriore del tema di una difesa comune, anche al di là degli obiettivi fissati appunto da Mogherini all'indomani, o meglio presentati da Mogherini all'indomani della Brexit. Peraltro il documento della Mogherini era stato presentato da Mogherini, era stato elaborato con un importante contributo della Gran Bretagna e nella convinzione che Farage e lo UKIP, cioè il partito, lo United Kingdom Independence Party, sarebbero stati sconfitti al referendum del 2016. Non a caso, come ha ricordato Antonio Misseroli in un libro sulla politica di sicurezza e di difesa che è uscito nei giorni scorsi, dall'estate del 2016 in avanti, quindi subito dopo la Brexit, nel dibattito pubblico europeo e nazionale si è iniziato a parlare di difesa europea e non più solamente di PSDC, che, come è stato prima ricordato, è spesso identificata con le missioni e con le azioni congiunte stabilite da un articolo, l'articolo 43 del trattato, che come sappiamo ne elenca la tipologia, sono le operazioni di peacekeeping, di stabilizzazione a termine di un conflitto, di disarmo, eccetera, eccetera. Prendono così il via a partire proprio dalla seconda metà del 2016, dopo la Brexit, che è un punto di svolta da questo punto di vista, scusate il gioco di parole, una serie di iniziative e di progetti che avrebbero potuto modificare il profilo della politica della difesa e della sicurezza comuni. Alla loro origine si trova un testo franco-tedesco, e anche questa non è esattamente una novità, prodotto dai ministri degli esteri di quei due paesi, Jean-Marc Ayrault e Frank-Walter Steinmeier. Credo che sia importante notare come il documento in questione muovesse dagli effetti attesi dalla Brexit. Era, ora, considerando che, come abbiamo visto, questa era solo l'ultimo in ordine di tempo di una serie di eventi drammatici o comunque preoccupanti, è difficile anche non pensare che l'assenza britannica in sé fosse considerata anche un'opportunità, probabilmente anche per le ambizioni di leadership nazionale nel quadro della difesa comune. Non meno importante è il fatto che la nuova configurazione della Unione Europea dava il destro a Francia e Germania per ridimensionare la contestuale strategia globale presentata da Mogherini a primo passo verso la direzione della difesa comune. Quindi, presentata da poco, era soltanto, per i francesi e i tedeschi, soltanto il primo passo verso in una marcia che avrebbe dovuto portare a qualcosa di più. Secondo questi due ministri, infatti, occorreva un ulteriore salto di qualità. In uno scenario più
conflittuale e competitivo come quello internazionale, la Francia e la Germania pensavano all'Unione Europea come attore indipendente e globale in grado di sfruttare il suo ventaglio molto ampio di competenze e di strumenti, tanto civili quanto militari, allo scopo di difendere e promuovere gli interessi dei propri cittadini. Su questa base si sollecitava l'Unione a dare vita a uno European Security Compact che coprisse tutti gli aspetti della sicurezza e della difesa. Per conseguire e realizzare questo obiettivo, la coppia franco-tedesca incoraggiava il lancio della cooperazione strutturata permanente, la cosiddetta PESCO, quale strumento per rendere più flessibile l'avvio e il perseguimento di operazioni comuni da parte degli Stati membri ad esse interessati. Il via libera alla PESCO è stato dato dal Consiglio europeo nel giugno del 2017, mentre il lancio vero e proprio è avvenuto nel dicembre successivo. Ora, come sappiamo, la PESCO era prevista nel Trattato di Lisbona, ma era rimasta a lungo inattuata. Si tratta di una forma di cooperazione differenziata che si è deciso infine di realizzare per fornire una risposta politica, vuoi alla domanda di maggiore sicurezza proveniente dai cittadini, vuoi appunto per contrastare le tendenze centrifughe e disgregatrici che stava vivendo l'Unione. D'altro canto, il fatto che ben 23 Stati membri su 28 vi aderissero sin dall'inizio ne conferma il significato, soprattutto politico direi. L'adesione di governi, quali quello di Budapest e di Varsavia, sempre riluttanti ad approfondire i vincoli europei, va infatti interpretato, anche alla luce di alcune loro scelte successive, come rispondente soprattutto al desiderio di non essere messi ai margini e di partecipare a qualcosa che comunque poteva avere evidentemente sviluppi e poteva avere una certa importanza. Tanto più che la cooperazione strutturata permanente offriva ed offre, e questo va detto, può essere un'altra ragione che spiega l'ingresso, anche strumenti di interdizione in qualche modo. Essa infatti rimane all'interno di un contesto intergovernativo che ne segna anche i limiti di efficacia e di efficienza, giacché le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio adottate in quell'ambito vengono prese con l'unanimità e, fatto non meno importante, gli Stati possono comunque ritirarsi dalla PESCO. Va anche aggiunto che l'ampio numero di governi partecipanti derivava dalla individuazione di requisiti di ingresso piuttosto poco impegnativi. Questa scelta era scaturita dal contrasto tra la volontà francese di stabilire criteri di partecipazione abbastanza rigidi per assicurarsi che la pesca fosse una cosa seria e l'attitudine della Repubblica Federale Tedesca e anche delle istituzioni comunitarie, che preferivano invece un atteggiamento più flessibile e quindi più inclusivo, in particolare nei confronti dei paesi dell'Europa centro-orientale, che alle istituzioni comunitarie e alla Germania non sembrava opportuno lasciare fuori da questa iniziativa, e alla fine Berlino prevalse, e quindi 23 stati dall'inizio parteciparono a questa iniziativa. Ora, tra la dichiarazione congiunta franco-tedesca prima ricordata e il varo ufficiale della PESCO, ci sono state altre iniziative che hanno riguardato la difesa e la sicurezza europea che si sono integrate con la cooperazione strutturata permanente. Queste iniziative vanno collocate all'interno di un contesto connotato da una forte spinta delle istituzioni comunitarie sovranazionali a favore dello sviluppo della sicurezza e della difesa comuni, come mostra in particolare, ma è solo un esempio, l'ambizioso proposito espresso dal Presidente della Commissione europea Juncker, Jean-Claude Juncker, in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione del 2017, nel quale egli ha sostenuto l'esigenza di realizzare una completa Unione europea della difesa entro il 2025. Un'Europa che protegge, era lo slogan. Peraltro, anche nel discorso del 2016, quello precedente, Juncker aveva fatto una dichiarazione simile, sostenendo che l'Europa aveva bisogno di irrobustirsi, in particolare proprio sulla politica di difesa. Ora, al di là di queste prese di posizione, la cui efficacia è lecito dubitare, ci sono alcuni sviluppi concreti, i più importanti dei quali possono essere considerati due decisioni del Consiglio. Quindi, diciamo, una delle istituzioni intergovernative dell'Unione, adottate nel novembre del 2016 e nel marzo del 2017. La prima concerne l'istituzione della Coordinated Annual Review on Defense, meglio conosciuta con l'acronimo CARD. Si tratta di una revisione annuale condotta dalla European Defense Agency
dei piani di difesa degli Stati membri volta a migliorarne la coerenza, la coesione, fungendo potenzialmente da apripista per le attività di cooperazione nel settore della difesa. L'obiettivo di medio-lungo periodo è una graduale sincronizzazione e un adattamento reciproco dei cicli di pianificazione della difesa nazionali e delle pratiche di sviluppo delle relative capacità di difesa e di sicurezza. Va precisato che la CARD, a differenza della PESCO, che come abbiamo visto nel trattato, era prevista dalla strategia presentata da Mogherini. La seconda decisione a cui ho fatto precedentemente riferimento è stata presa dal Consiglio appunto nel marzo del 2017 e ha dato vita all'interno del Servizio Europeo per l'Azione Esterna alla Military Planning and Conduct Capability. In breve si tratta di una struttura permanente di comando militare responsabile delle della pianificazione della condotta di missioni non esecutive, istituita nel quadro più ampio del rafforzamento della cooperazione civile e militare. Questo è il quadro, 5 minuti e concludo, fatto di realizzazione di articoli del trattato, programmazione di medio periodo e reazione a contingenze inaspettate, in cui è maturata appunto la PESCO e nella quale e nel quale si sono rivelate alcune delle sue debolezze. È un quadro che è composto da altri due aspetti, che qui richiamo brevemente, ma che sono evidentemente centrali. Il primo sono le relazioni con la NATO e il secondo sono le divergenze tra gli Stati membri sul rapporto tra l'Europa e gli Stati Uniti e sul grado di autonomia strategica che la prima deve avere rispetto ai secondi. Un tema che naturalmente prima la presidenza Trump e poi la guerra in Ucraina hanno riproposto in termini diversi, nuovi e direi anche antitetici, almeno parzialmente. E quando parlo di autonomia strategica mi riferisco ovviamente a quella degli Stati membri dell'Unione, anche a quella degli Stati membri dell'Unione. Qui una parte importante la giocano da sempre, come abbiamo sentito dalle precedenti relazioni, le ambizioni francesi. Ne hanno parlato tutti, più o meno, tutti i relatori che mi hanno preceduto. Da parte mia ricordo il discorso Pour une Europe souveraine, unie, démocratique, pronunciato il 26 settembre del 2017 alla Sorbona da Emmanuel Macron, in cui questi ha sottolineato la necessità di dotarsi di una forza di intervento, di un budget per la difesa e di una dottrina comuni, e la successiva nascita a Parigi, il 25 giugno del 2018, della European Intervention Initiative. Uno degli obiettivi di questa iniziativa, uno dei suoi obiettivi principali, era mantenere la Gran Bretagna, che vi ha aderito, ancorata all'Europa della difesa, probabilmente anche per salvaguardare la cooperazione tra Londra e Parigi nell'industria del settore. Anche per questo l'iniziativa è sorta al di fuori degli ambiti NATO e PESCO e quindi al di fuori dell'Unione Europea, del suo quadro giuridico, ciò che ha almeno inizialmente provocato qualche scetticismo a Washington da un lato e anche a Berlino e a Roma dall'altro, anche se poi con tempistiche diverse tanto la Repubblica Federale quanto l'Italia vi hanno aderito. Nel discorso alla Sorbona, peraltro, Macron ha parlato anche di sovranità strategica nell'ambito della difesa, così come, qui esco un po' dal tema, ma poi capirete perché, più recentemente, dopo aver parlato di sovranità strategica, ha promosso la comunità politica europea. È abbastanza interessante, anche per inquadrare le iniziative francesi in quest'ambito, è significativo l'uso consapevolmente ambiguo che Macron ha fatto e fa di espressioni come sovranità e comunità politica. Se rimaniamo nell'ambito della difesa, un conto è una sovranità, un conto è l'autonomia strategica. La seconda allude alla possibilità che l'Unione Europea possa diventare meno dipendente da decisioni e interessi che riguardano soprattutto altri paesi, in primo luogo gli Stati Uniti. È evidente invece che non si tende affatto alla prima, la sovranità strategica europea, e si crea una struttura esterna al quadro dell'Unione. L'intento sembra quello di ammantare il primato o il ruolo di Parigi con definizioni evocative di una statualità europea, in verità mai voluta dalla Francia e nemmeno da
dagli altri, sostanzialmente. Non è solo un problema francese, evidentemente. Tuttavia, e con questo concludo, i recenti avvenimenti in Ucraina, nella loro tragicità, hanno il potenziale, è stato detto anche altre volte ovviamente, ma Speranza è l'ultima a morire, per suscitare un ulteriore sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comuni e anche per dare più sostanza all'idea appunto di una sovranità strategica europea, anche se naturalmente è impossibile valutare le conseguenze che la guerra avrà, e non solo per la difesa e la sicurezza europea ovviamente. L'Unione Europea ha infatti reagito a questo evento sia adeguando la sua dottrina, la chiamo dottrina forse un po' troppo, ma insomma per capirci, sia con scelte concrete. La guerra ha infatti accelerato l'elaborazione e l'approvazione nel marzo del 2022 della cosiddetta bussola strategica, preceduta peraltro dalla dichiarazione di Versailles, nella quale i capi di Stato e di Governo si sono impegnati all'assunzione di maggiori responsabilità nel campo della sicurezza e impegnati anche alla riduzione della dipendenza energetica. Pur con tutti i suoi limiti, che sono stati sottolineati da molti, la bussola presenta alcune novità rilevanti e io mi soffermo sulle novità anche per così compensare un po' il pessimismo che è circolato comprensibilmente e che circolerà anche evidentemente. Ho contribuito, ecco, diciamo così. Quali sono, diciamo, le potenzialità, gli aspetti forse da non disprezzare, anche se quello che vi dirò da altri è stato considerato negativamente? Insomma. Intanto promuove lo sviluppo di una capacità di dispiegamento rapido dell'Unione Europea, anche se, come sappiamo, con una forza che è risibile da un punto di vista quantitativo, si parla di 5.000 unità. Riconosce quindi che la diplomazia, ecco, questo è l'aspetto, che riconosce che la diplomazia dell'Unione Europea, almeno diciamo in linea di principio, debba essere accompagnata anche dalla capacità militare. Questa concezione, che evidentemente si differenzia da quella che ha corso soprattutto diciamo dopo Maastricht e per qualche anno anche dopo, che vedeva l'Unione Europea come potenza civile, ma questa cosa dell'Unione Europea come potenza civile ha cominciato a declinare ben prima dei fatti che sono sotto i nostri occhi oggi. Questa revisione, ecco, diciamo questo graduale abbandono dell'Europa come potenza civile, direi che è frutto di una interpretazione realistica, non cinica, ma realistica, delle minacce, invasioni militari tradizionali, chiamiamole così, attacchi ibridi, massicce campagne di disinformazione. Nel 2015 l'Unione Europea, in risposta all'invasione della Crimea da parte della Russia, ha creato un ufficio, una struttura, EU versus Disinformation, che è, ed è una decisione del Consiglio, che è espressamente dedicata a combattere la disinformazione russa, inizialmente sulla questione ucraina, poi, diciamo, visto una certa tendenza russa ad allargarsi sul tema anche, diciamo, in altri ambiti, e ultimamente, se non ricordo male, si sta occupando anche di Cina. E naturalmente queste sono tutte sfide anche nuove che l'Unione Europea deve affrontare e che ridefiniscono anche la concezione che l'Unione Europea ha di se stessa e del modo in cui deve agire, operare per difendersi, per la propria sicurezza. La propria sicurezza significherà sicurezza anche dei propri cittadini. Va aggiunto che la bussola enfatizza molto di più rispetto al passato, anche questo è un segno dei tempi, la centralità della complementarietà tra l'Unione e la NATO, che evidentemente si è ridestata dalla sua morte cerebrale, che era stata proclamata da Emmanuel Macron nel 2019, settembre o novembre, non ricordo il mese, in un'intervista all'Economist. Dal punto di vista delle scelte concrete, non c'è bisogno di ricordare come l'Unione abbia fornito all'Ucraina aiuto umanitario, politico, finanziario e militare. Quest'ultimo in particolare attraverso lo European Peace Facility, che è stato creato nel marzo del 2021, che ha un budget esterno rispetto a quello dell'Unione Europea, ma che comunque è, diciamo, governato dai paesi dell'Unione Europea. L'aspetto che mi pare fondamentale però di questo sostegno, ed è un aspetto che secondo me ha valore al di là di quello che poi sarà, diciamo, il corso degli eventi, appunto non possiamo, non essendo politologi, predire, è
nella sua giustificazione, in qualche modo, la sua giustificazione politica, il sostegno alla giustificazione politica, ovvero l'affermazione che difendendo l'Ucraina l'Unione difende anche se stessa, i suoi valori, i suoi principi, i suoi obiettivi. C'è in questo della retorica? Certo, però la retorica certe volte serve, è necessaria, ma accanto alla retorica c'è anche la consapevolezza a Bruxelles e dintorni, e poi spiegherò i dintorni velocemente, che l'attacco russo è una sfida sistemica. E la miglior prova di questo, e qui vengo ai dintorni, è nel referendum che si è tenuto in Danimarca nel giugno di quest'anno, referendum con il quale la maggioranza dei cittadini danesi, i due terzi, ha rinunciato al cosiddetto opt-out, che è stato prima ricordato dal professor Frank, se non ricordo male, opt-out sulla politica di difesa comune che era stato concesso alla Danimarca alla fine del 1992, perché i cittadini danesi nel primo referendum sulla ratifica del Trattato di Maastricht avevano detto: noi il Trattato di Maastricht non lo vogliamo perché tra le cose che non ci piacciono c'è il fatto che ci obbliga a partecipare alla difesa comune. 30 anni dopo, appunto, i cittadini danesi hanno cambiato completamente opinione, grazie, lo dico ironicamente, alla Russia, e hanno deciso di partecipare alla difesa comune perché si sentono maggiormente protetti rispetto ai rischi, alle minacce, che non sono, ripeto, solo quelle di una invasione. È difficile fare previsioni, ma è difficile immaginare la Russia che invade la Danimarca, e però le minacce sono di varia natura. Non ci sono, diciamo, solo le minacce militari tradizionali, la disinformazione, gli attacchi alla cybersicurezza e così via. In conclusione, la guerra ha scosso gli europei, ha scosso tutti noi, e ci ha scosso dal compiacimento che si era ormai sedimentato e che aveva in qualche modo soffocato il nostro approccio e la nostra idea della sicurezza e della difesa comuni. Nonostante le ricorrenti crisi e i conflitti ai suoi confini, e a dispetto dell'intensificarsi delle tensioni tra le grandi potenze, che ormai sono cose che accadono da qualche tempo, la maggior parte degli stati europei e dei cittadini europei non credeva di dover più fare i conti con una minaccia militare potenzialmente diretta, convenzionale o di altra natura. L'aggressione della Russia ha sconvolto le nostre certezze, costringendo le classi dirigenti europee, ma anche i cittadini, a riconsiderare ciò che serve per garantire la sicurezza dei loro cittadini, appunto, nel caso delle classi dirigenti, in un contesto strategico che è profondamente destabilizzato e che potrebbe, condizionale e d'obbligo, la storia ci insegna, aprire nuove opportunità per uno sviluppo reale delle politiche di cui abbiamo parlato oggi. Grazie. Ringrazio davvero Daniele Pasquinucci per questo interessante intervento, che ha aperto ovviamente dei scenari, e volevo solamente aggiungere che, ovviamente, al di fuori dell'Europa c'è anche la questione, appunto, dell'allargamento della NATO, che per il momento c'è un certo freno da parte della Turchia, ma che, appunto, l'intervento russo ha portato anche paesi normalmente neutrali come la Norvegia e la Svezia a fare domanda di ingresso all'interno della NATO. Io faccio solamente presente che il confine russo, la Finlandia, scusa, il confine russo-finlandese è di circa 1300 km, quindi praticamente è un confine assolutamente indifendibile sostanzialmente, e che pone poi San Pietroburgo in una situazione di assoluta incapacità di essere difesa dal punto di vista missilistico, perché se gli americani mettessero delle basi ogni 50 km, ogni 100 km di questo confine, sarebbe veramente sotto attacco. Quindi, insomma, forse per chiudere questo intervento russo, è stato un intervento davvero, insomma, non solo ha svelato forse un bluff, ha svelato il bluff della potenza militare, e quindi siamo entrati in una fase nuova per cui adesso il mondo probabilmente non è neanche più tripolare, ma ormai è di nuovo bipolare, solo che il competitor degli Stati Uniti non è più la Russia, bensì la Cina. Credo che questo forse un po' si può dire. Però, insomma, non voglio intervenire su questo, anche perché domani ci sarà una relazione sulla bussola strategica dell'ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, ma ci sarà anche l'intervento di Marcello Ciola su questo argomento. E io ringrazio e prego i relatori a restare qua al tavolo, perché ovviamente per chiudere questo convegno, questo appuntamento di oggi, abbiamo pensato a Scassant, che in
insegna all'Università del Molise, ma che collabora anche con la nostra università, che è appunto che è il collegamento telematico, che è il professor Lorenzo Federico Pace, che è il professore associato di diritto dell'Unione Europea, che si è occupato molto su questi temi, ovviamente da un punto di vista giuridico, si è occupato ovviamente dei fondamenti del diritto dell'antitrust, ma recentemente nel 2018 ha scritto un volume sulla natura giuridica dell'Unione Europea, teoria e confronto. Quindi abbiamo chiesto a lui di chiudere con un commento, questo discussant della giornata di oggi, per sentire anche il parere tra tanti storici delle relazioni internazionali, anche il parere di un giurista, anche perché il tema come è stato trattato oggi è un tema molto in realtà a cavallo tra la ricostruzione storica e i temi giuridici, come è evidente. Prego, professore. Molte grazie, professor Ummeri. Una domanda, quanto tempo mi dà? Orientativamente? Non la sento. Una ventina di minuti, 20-25 minuti, prego. Perfetto, ottimo, perfetto, molte grazie. Allora, grazie molto per l'invito, mi fa molto piacere essere in questo consesso di non giuristi, perché io sono un giurista, ma profondamente affascinato dalla storia e dalle relazioni internazionali, e forse il ruolo del giurista sotto questo aspetto può quantomeno cercare di spiegare perché in questa bellissima e interessantissima discussione c'è di fondo un pessimismo per quanto riguarda la PSDC o comunque il ruolo militare dell'Europa, dottor Pasquinci. Il mio intervento, che ho cercato, con tanti appunti che ho preso durante gli interventi, ho cercato di riunire come così, riassunto delle posizioni tenute durante la relazione, quattro punti sostanziali. In primo luogo, il primo punto è quello della finalità dell'Unione Europea, che non è quella della creazione di una potenza militare. Il secondo luogo, il ruolo ora come allora in Europa, il ruolo degli Stati Uniti e della NATO, che come sa di morte cerebrale. Questo punto è il ruolo della CE. Professore, abbiamo qualche problema di collegamento, finale. Professore. E poi, professore, mi sente? Abbiamo qualche forse è un po' un po' debole il collegamento. Sì, io provi a chiudere il video, lo so che è brutto, ma sì, perché non la sentiamo ogni tanto a scatti. Prego. Proviamo. Allora, se mi sentite, se no cerco di trovare una posizione in cui ci sia migliore. No, forse va meglio adesso senza video. Come adesso? Sì, va meglio, sembra più lineare. Ok, nel caso troviamo una soluzione. Ok, perfetto. Allora, i quattro punti li ripeto. Il primo, la finalità dell'Unione Europea. Il secondo, il ruolo degli Stati Uniti ancora oggi. Il terzo, il ruolo della CED e della crisi del pensiero liberale. E il quarto punto, le novità per quanto riguarda anche gli aspetti militari dell'Europa conseguenti alla guerra in Ucraina. Sotto il primo aspetto, la finalità dell'Unione Europea. Questo, a mio avviso, è fondamentale per capire qual è l'obiettivo dell'Unione e per chiarire perché l'Unione Europea non sarà mai una potenza militare. Dal punto di vista giuridico, quindi nella bellezza del diritto che riesce a trovare categorie definite, dal punto di vista giuridico possiamo sostenere che l'Unione Europea costituisce una soluzione individuata nel 1950 dagli stati del continente europeo alla crisi dello Stato nazionale sul territorio europeo. In particolare l'Unione Europea è finalizzata a risolvere quelli che si potrebbero definire i conflitti di sovranità tra stati del continente sviluppatosi all'inizio del XX secolo in conseguenza della nascita della contraddizione tra Stato e mercato, cioè la situazione in cui i mercati erano ormai divenuti di dimensione internazionale mentre gli stati sul continente europeo erano rimasti di dimensione locale. E questo in qualche modo è uno dei punti che Christian Frank ha sollevato, quindi qual è la finalità dell'Unione che non è quella della creazione di una potenza militare. In altri termini, l'Unione Europea nasce al fine di risolvere problemi interni al continente, non problemi esterni e di presenza e di forza militare verso l'esterno.
Possiamo dire quindi che l'Unione Europea è la nascita sostanzialmente di un nuovo ente che cerca di trovare una situazione di stabilità politica al continente dopo quella che viene nuovamente chiamata la seconda guerra dei 30 anni nel XX secolo, con riferimento alle due guerre mondiali dello scorso secolo. Quindi dal punto di vista fattuale, e questo è l'aspetto fondamentale, l'Unione costituisce in primo luogo la soluzione e la protezione del continente europeo e dei suoi popoli alla guerra e al caos politico, non quella dell'aggressione di una forza militare. Sempre dal punto di vista giuridico, prima di passare al secondo punto, la particolarità dell'Unione rispetto ad altre organizzazioni, essendo l'Unione Europea un'organizzazione sovranazionale, è costituita dalla sua finalità, quello che per noi giuristi è il punto di riferimento, articolo 3,1 del Trattato dell'Unione, cioè la pace, il benessere dei cittadini nel quadro di una serie di valori comuni. E oltre alla finalità, l'altra particolarità è quella della sua natura giuridica, e in particolare del carattere intersoggettivo dell'Unione. Mi sentite? Sì, professore, prego. Perfetto, sì. Così come altra caratteristica sono caratteristiche immodificabili dell'ordinamento giuridico come individuate dalla Corte di giustizia. Altro elemento fondamentale per capire la finalità dell'Unione è quella del fatto che l'Unione si organizza all'interno di un ente organizzato intorno al principio di uguaglianza tra gli Stati membri. Altra caratteristica fondamentale, questo è più un carattere giuridico, ma importante nel contesto generale, il fatto che il diritto dell'Unione Europea non è, in considerazione delle caratteristiche dell'Unione, diritto internazionale, e anche in considerazione dell'autonomia del diritto dell'Unione rispetto a quello degli Stati membri, il diritto dell'Unione è diritto dell'Unione sic et simpliciter. Da un punto di vista storico-giuridico, e questo forse può interessare di più anche gli studiosi di relazioni internazionali, a mio avviso, l'Unione Europea può essere concepita come una nuova forma di organizzazione politico-istituzionale del continente europeo e dei suoi popoli, articolo 1,2 del Trattato dell'Unione, con la finalità, tra l'altro, di garantire la stabilità politica continentale. Finalità questa dell'Unione, non molto differente, questo a mio avviso è molto importante, rispetto a quella dei grandi ordinamenti giuridici continentali che si sono succeduti nel corso della storia europea, come ad esempio l'Impero Romano, l'Impero Carolingio, il Sacro Romano Impero. E sotto questo aspetto, richiamando gli interessanti appunti di Christian Frank, vi è un passaggio fondamentale nel fallimento del Trattato Costituzionale a cui il professor Frank faceva riferimento, perché il fallimento del Trattato Costituzionale chiarisce la fine di quell'idea dello sviluppo del processo di integrazione dell'Unione Europea secondo quella viene chiamata una paradigma statale costituzionale. Da qui la piena consapevolezza, almeno da parte dei giuristi, di dover vedere l'Unione Europea come un'organizzazione sovranazionale che tale rimarrà. A fronte di questo primo punto, passando al secondo, il ruolo degli Stati Uniti, questo è un punto sempre importante che mi pare sia stato preso in considerazione un po' da tutti. Adesso io avevo segnato Antonio Varsorio o anche Paolo Wolfson, cioè come gli Stati Uniti svolgono ancora un ruolo fondamentale nel contesto anche militare o comunque dell'ordine globale. E questo è strettamente collegato all'Unione Europea, perché in qualche modo l'Unione Europea nasce alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il termine della Seconda Guerra Mondiale di fatto è raggiunto grazie all'intervento di uno Stato esterno al continente europeo. Seconda Guerra Mondiale, come noto, guerra sostanzialmente europea. La soluzione si riesce a raggiungere non tramite l'intervento di uno Stato del continente europeo, né della zona eurasiatica, diciamo, ma da uno Stato esterno al continente europeo, cioè gli Stati Uniti. Da qui il ruolo fondamentale, qua non si può approfondire, ma questa è solo un'indicazione, il ruolo degli Stati Uniti che da allora hanno sempre svolto sul territorio continentale da un punto di vista militare, vediamo la NATO, da un punto di vista di influenza degli Stati Uniti nella redazione dei trattati, penso in particolare al Trattato CECA, e quello culturale, la ricostruzione dell'Unione come
una forma di ente sui generis sul modello statale è infatti, come noto, un'idea americana. Passiamo adesso a quello che secondo me è un altro punto interessante che è stato oggetto di discussione oggi, cioè il pensiero federale. Interlocutore Silvio Berardi con l'intervento su Yvonne Delvaux che ha trovato molto interessante. Il pensiero federale e la fine del pensiero federale per me è collegato strettamente alla CED. La CED cos'è? Sostanzialmente si inserisce nel contesto che nasce dal 1950, c'è cioè la spinta degli stati europei di trovare un ente giuridico, che, politico e istituzionale, che riuscisse a garantire stabilità politica agli stati europei, ma quindi al continente stesso. La CED è una conseguenza, in qualche modo, della CECA, e la CECA a sua volta, come è stato peraltro prima ricordato, era un altro inizio di tentativo di trovare un ente che garantisse la stabilità politica a livello continentale. Questo, in qualche modo, la CECA aveva come suo portato quello del cartello internazionale dell'acciaio del 1923 e dello stesso progetto Briand, che sostanzialmente, come noto, fondava gli aspetti relativi alla politica economica proprio sul ruolo dei cartelli industriali. La CED, dal punto di vista giuridico, costituisce uno sviluppo della CECA. La CED era, così lo definisce il trattato, un'organizzazione sovranazionale, così come sovranazionale era definita la CECA. Ma quello che è più interessante con riferimento al pensiero federale e alla morte di questo, con il fallimento della CED, è l'articolo 8, che per me è sempre di grande interesse, perché l'articolo 8 della CED prevedeva espressamente, nel caso di modifica della CED, la CED avrebbe dovuto modificare la sua natura giuridica e sarebbe dovuto diventare o una federazione o una confederazione. Quindi è qua, secondo me, molto interessante l'idea ripetuta prima da Silvio Berardi. Cioè, gli anni 50, fino alla metà degli anni 50, questa idea della possibilità che il processo di integrazione potesse trasformare quello che era la CECA in qualcosa che poteva diventare un vero e proprio Stato o quasi. Il fallimento della CED è di fatto a mio avviso, la crisi definitiva e morte della possibilità del pensiero federale a livello dell'Unione, come peraltro, come dicevo prima, confermato a sua volta dalla crisi e fallimento del trattato costituzionale. Passo all'ultimo parte, che è forse la parte più interessante, cioè come la guerra in Ucraina abbia dimostri delle tendenze ben differenti riguardo al possibile sviluppo di una cooperazione a livello militare e a livello dell'Unione. Per arrivare a questo farò un breve excursus che per voi è chiaramente evidente, per noi giuristi di meno, cioè la storia, e quindi tutto parte dal rapporto tra Francia e Germania, in quanto la storia d'Europa degli ultimi 2 secoli, possiamo dire, si caratterizza per il rapporto conflittuale fra Francia e Germania, prima sull'influenza napoleonica sul continente, poi successivamente sull'influenza della Germania nazista e prima di quello. Tutto nasce, diciamo, dall'unificazione tedesca a Versailles, per capirci, e in qualche modo nella mia ricostruzione, che spero possa essere utile per dare uno schema giuridico all'interno di quelle che sono le possibilità di sviluppo di organizzazioni militari all'interno dell'Unione, l'Unione Europea può essere vista sostanzialmente come una soluzione ai rapporti tra questi due stati. E infatti la dinamica del processo di integrazione dalla fine del Seconda Guerra Mondiale si caratterizza per costanti rapporti e conflitti tra Germania e Francia, anche adesso, che può essere individuato come una dinamica caratterizzata dalla forza economica tedesca, ma già dalla Germania Guglielmina, non da adesso, dalla forza militare francese, da cui, come ricordava il professor Pasquinucci, ancora nel 2017 Macron sosteneva la necessità di una sovranità militare dell'Unione Europea, in quanto la centralità che la Francia ha per quanto riguarda nel contesto
continentale per la sua forza militare, e in qualche modo l'Unione, come dicevo, una forma di organizzazione che permetta anche in qualche modo il controllo del potere economico tedesco. E in questo, richiamando quello che diceva in maniera molto interessante il professor Frank, Maastricht non è solamente il trattato collegato alla PESC o la PESC, PSDC, ma Maastricht è anche il trattato dell'euro. E l'euro, per nuovamente riportare questa dinamica franco-tedesca nel processo di sviluppo della storia europea, è anche lì un conflitto tra necessità tedesche derivanti dalla necessità di riunificazione, necessità francesi del controllo della politica monetaria tedesca, e poi nel contesto chiaramente di un contesto di un mercato unico che richiedeva l'esistenza di una moneta unica. Quindi l'Unione Europea si inserisce in questo costante conflitto, o ormai fortunatamente colloquio franco-tedesco. Qual è questo? Perché questo cappello con riferimento alla guerra in Ucraina? Perché a mio avviso, da giurista, quello che io noto dal punto di vista degli sviluppi di cooperazioni militari è che anche a breve termine, chiaramente, la guerra in Ucraina ha determinato degli sviluppi che sono relativamente limitati, come quello ad esempio della bussola strategica del 2022, e da qui chiaramente questa dimostrazione che la NATO non è una sezione morte cerebrale, come era stato detto, e chiaramente la bussola strategica, per chi crede nel pensiero e nell'obiettivo federale dell'Unione, è chiaramente è molto poco. Dall'altra parte, e qui è il punto in cui vorrei attrarre l'attenzione, quello che per me è interessante è il ruolo della Germania. Cioè la Germania, in una situazione in cui vi è un governo peculiare, il cosiddetto Ampelregierung, quindi rosso-giallo-verde, il cancelliere Scholz, la prima reazione alla guerra è stato quello di prevedere un riarmo per 100 miliardi della Germania, la necessità di sviluppo nuovamente di una politica estera tedesca, oltre a una situazione di critica tedesca per quanto riguarda la governance dell'euro con riferimento al nuovo progetto di patto di stabilità e crescita relativo all'euro. Quindi nuovamente vi è a livello europeo uno sviluppo della cooperazione militare limitata perché è limitata per necessità agli obiettivi dell'Unione. Dall'altra parte, a livello degli Stati, e in particolare della Germania, il ruolo che la Germania ha svolto sul continente negli ultimi secoli è evidente, vi è una nuova ricrescita di presa di coscienza delle necessità di un riarmo da una parte, e di avere una politica estera che, come sappiamo, per la Germania è stato sempre in qualche modo un tabù. Quindi sotto questo aspetto, volendo trovare delle conclusioni, a mio avviso nel contesto dello sviluppo di una possibile cooperazione in materia militare, bisogna essere coscienti del perché nasce l'Unione Europea, qual è il suo obiettivo storico, ma anche giuridico, questo al fine di evitare di attendersi attese irrealizzabili a livello dell'Unione, e parlo di una full-fledged military cooperation, al fine di non comprendere realmente quelle che sono le vere possibilità del processo di integrazione in questo campo. Grazie. Grazie professor Pace per queste riflessioni sulla giornata di oggi. E io lascerei la parola al pubblico se ci sono domande, visto che oggi, insomma, ho dimenticato di dirlo prima, anche perché volevo anche ringraziarlo, sono molti i nostri ragazzi che partecipano al dottorato di ricerca qua presso la Marconi, quindi volevo lasciare a loro innanzitutto, e siccome abbiamo anche alcune tesi di dottorato che si occupano di queste cose, volevo lasciare al pubblico se ci sono delle domande sulle relazioni che abbiamo affrontato oggi. Sì,
accese il silenzio tombale. Ah no, prego, prego Lisi, venga qua perché sennò non la sento. Buonasera a tutti e soprattutto agli illustri relatori. E allora, io mi occupo proprio di una tesi di dottorato sul progetto unico integrato di difesa degli Stati Uniti d'Europa. E, diciamo, c'è molto pessimismo. Sì, diciamo che il mio lavoro è in salita. E io, diciamo, gli interventi del professor Berardi, di tutti quanti i relatori, ecco, mi colpiva moltissimo. Vorrei fare tantissime domande, vi dico la verità. Mi colpiva moltissimo tutta l'attività svolta negli anni 50 da Delvaux e come pioniere fondamentalmente della difesa europea, una sorta, ecco, di padre fondatore all'Altiero Spinelli, insomma, Adenauer, Monnet. E vorrei fare una domanda specifica al professor Stan. Per quanto riguarda, ecco, l'opinione pubblica italiana è molto sensibile all'asse franco-tedesco e molte volte non si capisce per quale motivo, ecco, venga esclusa l'Italia da questo asse che si è creato nel corso del tempo. E soprattutto nella crisi che ha colpito l'Ucraina, ci sono state delle sovrapposizioni da parte della Francia, da parte della Germania, in un dialogo unito ovviamente agli Stati Uniti, un dialogo unilaterale, e bypassando anche quelli che sono le istituzioni europee che poi all'atere sono intervenute. E lei pensa che questo asse franco-tedesco e, come diceva il professor Pasquinucci, questa ambizione francese possa ostacolare realmente un'unione europea, non soltanto la difesa europea, proprio degli Stati Uniti d'Europa? E una provocazione, ecco, anche con il professor Pace, che è un giurista, al netto ovviamente dei vincoli giuridici, costituzionali, anche francesi, potrebbe essere un passo storico quello da parte della Francia di cedere il seggio permanente al Consiglio delle Nazioni Unite, agli Stati Uniti d'Europa? Potrebbe essere un'azione forte di unione vera dell'Europa. Intendo, ecco, professore, sì, no, cioè, ringrazio. Non soltanto un'unione monetaria, perché ovviamente è un'unione politica, una vera unione politica che, facendo riferimento alla crisi ucraina, diciamo, si è vista proprio la carenza della politica estera, della politica estera europea. E federalista, assolutamente. A lungo termine, però, ecco, la mia è provocatoria come domanda, però quel seggio, adesso con l'uscita del Regno Unito, dunque darà sicuramente molta più importanza alla Francia. E tutto qua. Ma sul il ruolo della Francia e della Germania, questi ultimi settimane il rapporto tra Parigi e Berlino non è stato ottimale, sono state piuttosto tensioni tra i due capitali. Il fatto che la cooperazione franco-tedesca sia un fatto storico, sul lungo termine, si verifica, ci sono anche delle tensioni, ho
occasionali e precisamente recentemente. Io ho visto che l'Italia o il governo precedente ha avuto con la Francia di Macron un legame fortissimo, sono andati insieme a Kiev, Macron e Draghi hanno avuto un atteggiamento molto simile, mi sembra, e non vedo che l'Italia sia stata messa, come l'ha lasciato da parte. Sono belga, non sono francese, anche se il mio padre era francese e belga tutti insieme, ma ho visto che sono i francesi che hanno iniziato il processo del Trattato del Quirinale e mi sembra che sono un po' gli italiani che hanno lasciato cadere finalmente questo trattato che è stato messo nella pattumiera, ne è uscito e adesso vengo alla sua questione che è molto delicata. Prima la Francia non ha il potere di decidere di lasciare il suo potere di veto al Consiglio di sicurezza dal motto proprio, perché è la carta che definisce chi sono i membri che hanno il diritto di veto nel Consiglio di sicurezza. Secondo, non penso che questo sia in una prospettiva vicina. C'è da considerare che dentro il Consiglio di sicurezza c'è una cooperazione tra i membri europei che ci sono, perché c'è la Francia che ha il diritto di veto, ma c'è anche, tra i 15 membri del Consiglio di sicurezza ci sono sempre 3 almeno europei, Francia sempre, ma anche altri. E che sono il Consiglio di sicurezza. E il trattato già di Maastricht, si può tornare, ma prevede una cooperazione molto stretta tra i membri dell'Unione che partecipano a titolo temporario al Consiglio di sicurezza. C'è anche un legame con il alto rappresentante, perché l'alto rappresentante, che sia Mogherini, che sia anche l'inglese che era prima Ashton, possono essere chiamati dal Consiglio di sicurezza per esprimere. Donc l'Unione Europea qualche volta si espressa al Consiglio di sicurezza attraverso l'audizione dell'alto rappresentante. Donc io penso che la questione è un po', fantomatica, è che la Francia lascia il suo, secondo me non la lascerà, ma questo non vuol dire che l'Unione, visto che la prepotenza francese tradizionale, quella che non è la mia opinione, ma posso capire che sia la reputazione delle francesi che sia tale, ma l'Unione Europea ha un modo di interagire dentro il Consiglio di sicurezza che va al di là del fatto che sia soltanto un paese membro dell'Unione che ha sede permanente nel Consiglio di sicurezza. No, volevo intervenire sulla domanda. Prima, se mi posso permettere, per darle un consiglio. Non si lasci scoraggiare da... Sì, in generale, anche per gli argomenti che studierà successivamente, non si lasci scoraggiare dal fatto che ciò che le studia è un fallimento, perché ci sono tanti fallimenti che sono straordinari argomenti storici. Pensi a quante ideologie sono fallite e continuano a riempire le nostre biblioteche, i libri che ne parlano. Anzi, quando qualcosa fallisce, termina, quindi per lo storico è più facile... e non può essere accusato di fare il politologo. Sulla questione che lei ricordava, che lei sottoponeva, perché lei ha parlato degli Stati Uniti d'Europa, come ha detto il professore, la Francia non può con un motu proprio
C'è l'esempio della Russia. La Russia è l'erede dell'Unione Sovietica e l'ha sostituita nel Consiglio di Sicurezza. Tra l'altro in questi giorni si discute un po', diciamo, perché alcuni, come saprà Zelensky su tutti, ha sollevato la questione di eliminare la Russia diciamo, dal Consiglio di Sicurezza. Allora, diciamo, i giuristi si sono un po' accapigliati fra di loro per vedere se ci sono... Però la Russia è nel Consiglio di Sicurezza come, diciamo, stata considerata, e questo poi, diciamo, è il punto, l'erede naturale dell'Unione Sovietica e quindi nel Consiglio di Sicurezza. Ora, l'unico modo, diciamo, ad oggi per cui la Francia può essere sostituita è che appunto nascano questi Stati Uniti d'Europa. In quel caso si potrebbe pensare a un passaggio dalla Francia agli Stati Uniti d'Europa nel Consiglio di Sicurezza. Fare gli Stati Uniti d'Europa significa anche, perché il professor Butzer ha fatto una domanda, secondo me, che è molto interessante, che parlare di Stati Uniti d'Europa è sempre molto, come dire, gradevole, chi non vuole gli Stati Uniti d'Europa, però fare gli Stati Uniti d'Europa significa per esempio che le tasse degli italiani e quindi anche i suoi e i miei soldi possono essere utilizzati per aiutare i cittadini portoghesi, greci o lituani e i portoghesi possono essere mandati a combattere una guerra per difendere il confine ad est dell'Europa. Glielo dico non perché io sia contro gli Stati Uniti d'Europa, ripeto, chi è contro gli Stati Uniti d'Europa, ma perché c'è anche chi è contro gli Stati Uniti d'Europa, sì, certo. Ho avuto poi detto da me, poi evidentemente sì, ho avuto un momentary lapse of reason. Durante la crisi del debito greco in Germania si discuteva appunto, ecco, in Germania ci sono difficoltà a trasferire le risorse dei tedeschi vecchi occidentali ai tedeschi orientali, forse anche, diciamo, certe resistenze della Merkel a trasferire risorse dalla Germania a Grecia si spiegano anche con la necessità di tenere unito quel popolo rispetto a delle ipotesi che erano a tempo fantasiose. Quindi va bene l'entusiasmo, ma poi crescendo subentra anche il realismo. Non so se ci sono altre domande, questioni che possono porre anche i relatori, cioè, quindi, come giustamente ha fatto il professor Bulze, ci sono altre questioni, anche perché c'è qualcuno che l'ha studiata queste dinamiche europee qua in mezzo, qualcuno a occhio dovrebbe averle studiate. E di nuovo ricala il silenzio. Io non vedo il professor Chiarelli, al quale volevo lasciare la parola per chiudere il convegno, ma si è evidentemente assentato, quindi non so se aspettiamo un attimo, però certo ho apprezzato il ritorno, il richiamo a Cattaneo, che è stato veramente un personaggio importante nel nostro risorgimento, e indubbiamente va bene. Se non ci sono altre domande, visto sul assolutamente, ma anche all'epoca. E se non ci sono altre domande, io è stato, tutti i relatori hanno fatto il loro, compreso i relatori da casa, e ringrazio Lorenzo Federico Pace per aver aspettato e per essere stato con noi questa sera, il professor Varsori, che ho visto prima che era ancora collegato, quindi qua con noi tutto il pomeriggio, e vi ringrazio anche voi che siete stati qua, che avete ascoltato tutte queste nostre lucubrazioni, che spero che però siano state proficue, insomma, che abbiano portato un po' una riflessione su questi argomenti, e vi rimando voi e rimando chi ci segue da casa, e ringrazio anche loro, chi ci segue online, e rimando alla sessione di domani mattina che inizierà alle 9, dove verranno affrontate alcune dei temi che sono stati adombrati oggi, di carattere un po' più geostrategico, geopolitico, compreso appunto le relazioni sulla bussola strategica e su altre questioni che sono anche queste di stretta attualità, vista la situazione internazionale che era stata ricordata prima dal professor Pace e dal professor Pasquinucci. Grazie a tutti e buona serata. Buona serata. Arrivederci, professore.